Eccoci, benvenuti, benvenuti signore e signori, benvenuti a tutti quanti voi, come state, come state? Spero tutto bene, buon inizio di proseguimento, di fine, no, di inizio settimana, a tutti quanti voi. Eccoci qua, come da titolo, oggi eh, cercherò, vorrò cercare di recuperare qualche smeraldino perché ieri sera eh, stavamo facendo dei lavori molto pericolosi. Se ne a trust e eh, purtroppo sono finito in mezzo al fuoco sono morto e nel riaprire diciamo la mia tomba eh, se n'è andata una shulker box piena di diamanti eh, scusate piena di smeraldi piena di blocchi di smeraldi non so quanti erano in realtà però sicuramente più di eh, qualche migliaio dovrei fare il conto però eh, va bene Scusate, sto rispondendo a un messaggino, se, se, perché... Eh, scusate, eh, qua, eh, le signorine, non so come mai ogni tanto... Pure si fanno sentire, pure si fanno sentire. Eh, speriamo bene, no, speriamo bene, no. Stiamo parlando di gente... Sposata con tutti quanti, I, 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 la prole e tutto, quindi non si fa, non si fa. Allora, signore e signori, io direi che per il momento devo eh, assolutamente. Tanto svuotare l'inventario come potete vedere, sono ancora pieno di pozioni. Eh, eh, madonna, che lavoraccio! Ci torneremo, ci torneremo a quella farm, eh, ved vedremo, vedremo cosa riusciremo a fare, però, sicuramente non credo che sarà oggi il giorno. Non credo, non credo proprio. Oggi vorrò eh, recuperare un po' di smeraldi. Penso che non ho neanche tanto oro, anzi mi sa che non, è, non ho più oro, però insomma qualcosa ci inventeremo. Quindi intanto eh, andiamo a fare un piccolo ride in maniera tale eh, da, da ottenere almeno qualche sconto, dopodiché ah, vedremo, vedremo cosa fare. Molto bene, eh, sì, la mia shulker verde purtroppo se n'è andata. Meno male che non era questa perché altrimenti, signori, <ride> sarebbe stato un po'... Più, più difficile recuperare qualche migliaio di diamanti invece per quel che riguarda gli smeraldi, forse, 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 uh, sicuramente non oggi, ma riuscirò in qualche modo a, a riprenderli. Uh, questi sono tutti gli smeraldi che ho. Quindi, guarda, facciamo così, facciamo così, molto bene così siamo abbastanza in ordine dopodiché vediamo se riesco a raggruppare queste leve in maniera tale di poter mettere via anche questa shulker vuota anche qua cioè shulker vuota purtroppo quella verde <ride> è bruciata, è bruciata, peccato che non abbiamo eh, che non stavo né in live tantomeno stavo registrando. Molto molto bene. Allora, qua c'ho Infinity, molto bene. E si va, si va, raga, siamo pronti, cibo ne abbiamo, abbiamo tutto quanto, quindi speriamo, speriamo di fare qualcosa di buono. Allora, andiamo subito alla nostra farm di raid. Dove in teoria c'è anche mezza farm di conigli, così così pronta, gentilmente sponsorizzata da trust trust love eh, per gli amici dovrebbe essere qua da qualche parte vediamo come stanno i coniglietti andiamo a vedere non ho carote caspita potevo portare delle carote per farli un po eh, duplicare infatti qua mi so sa che ancora non c'è nulla qua e qua ci sono i nostri bei conigli e eh, vabbè buonasera salve a tutti Sarete voi i procreatori di tutto. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Senza troppi indugi andiamo ad uccidere il primo capo. Capo villaggio, capo outpost. Eh. Spero di non dover rimanere qua tanto tempo. Perché non muore? Why are you running? Why are you running? Allora, dai, abbiamo bisogno di un, cap di un capocchia. E tu cerca di lasciare il posto del capocchia. Ancora. Eh, vediamo di farlo spawnare il più presto possibile eh sì, bravo devi lasciare il posto, devi lasciare il posto lascia il posto al tuo capo e siamo scesi anche di livelli, caspiterina eh? perché non abbiamo tanto bisogno di avere chissà quali, quali livelli <ride> vabbè, vabbè, vabbè eh sì, sono quei messaggini che un po' ti fanno piangere il cuore, eh, però eh, una volta eravamo giovani, ora eh, lo siamo tuttora. Tutt ma eh, purtroppo eh, la vita cambia. e eh, Porco Giuda, un vero peccato! Un vero peccato, è vero, è vero, è proprio vero il detto: eh, ogni, ogni lasciata è persa, eh, perché poi alla fine eh, mica stanno lì ad aspettarti. Ah, giustamente, giustamente. E quindi oggi sono contento proprio per questo motivo qua perché ho ricevuto qualche messaggino. Molto carino, eh, però, purtroppo c'è niente a fare, solo da piangere. Non ci resta che piangere, ma soprattutto, dov'è il nostro capo qua? S secondo voi, dove sono? Dove sono i tipi con gli stendardi? eh vabbè bene, vabbè bene. muori beccati questa mangia un po' che è meglio molto bene, molto molto bene allora posso inviare io qualche audio secondo voi? no meglio di no si sentono Mannaggia, la miseriaccia. Tocca aspettare così tanto. Eccolo. Salve. Spero tutto bene. Tutto bene anch'io, grazie, molto bene. Andiamo, 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 andiamo. Corriamo. Corriamo, corriamo. Via, 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 via. Scappa, 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 scappa. Aspetta un attimo che devo fare una roba era riferito a C'est la V, C'est la V, C'est la V. Stesso no è alla, vi, 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 tradotto, no? La vita, eh, però il francese è così a questo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, eh, molto bene, molto bene, primo ride. Partito. Primo raid è partito, vediamo, vediamo quanto ci metteremo a recuperare tutto quanto perché qua sarà difficile. Sarà difficile. Sarà molto difficile. Comunque ce la faremo. Ce la faremo. Sono, erano più di non lo so io, tipo 3, 4, 5 blo blocchi. Cioè, 4, 5 stack di blocchi più altri 4-5 stack normali di smeraldi quindi ne abbiamo persi parecchi abbiamo vi oh, visto Trust qua buonasera buonasera Trust Buonasera a lei adesso accendo la live buonasera 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 a lei allora e come fa a sapere che siamo in live secondo voi se ancora non l'ha accesa se avessi visto il mio bulldog ah, che bellino che bellino aspetta perché questo qua mi fa il culo scusate eh. che, be che... che bellino ecco qua molto bene Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Io sono Fabio Mason, come sempre, questa è la Mason Potamia. E poi abbiamo pure Trust, che non so come abbia fatto a, cioè, a entrare in gioco e dire aspetta che accendo la live, e vuol dire che avevano ricevuto una notifica, forse. Come va, come va Trust? Come va? Come va, come va? si è rinfrescato il meteo? Beh, il meteo non so se si è rinfrescato. l'aria circostante sì. Anche se a quanto pare molto probabilmente a partire da domani eh, tornerà il caldo penso, penso, penso cioè così hanno detto, così han detto cioè, dovevano, dovevano esserci buffere, roba strane e invece eccoci qua siamo ancora qua, oggi ha piovuto comunque tutto, tutto il giorno almeno da ste parti però poca roba, poca roba non tantissimo no no si sta bene si sta bene, io qua ho 22 gradi adesso quindi devo dire che sto abbastanza bene sempre manichette corte ovviamente sempre pantaloncini corti però sempre ventilatore acceso non c'è male non c'è male non possiamo lamentarci io stavo cercando di recuperare un po' di smeraldi persi ieri sera eh, ma sono tanti ho fatto il conto no non ho fatto il conto ma no ne ho, ne ho persi tantini ho perso veramente tanti di smeraldi, quindi non so. Penso che per oggi eh, continuerò a farmarne. Anche se devo dire che non so quanta roba abbiamo. Eh. Cioè ferro zero. Fili eh, boh, eh, carbone, poco. Eh, lana, lana, lana possiamo venderla. Eh. Ho provato a cercare slime chunk. Trust, c'è già slime chunk, mannaggia lei. E non so se hai in mente di fare una farm di slime, c'è già, beh, piuttosto è che è un po' lontanino ma non tantissimo anzi c'è già mezza ferrovia che collega a una palude, semplicemente palude dove io ho già terraformato, ho già fatto una piattaforma 50x50 tanto tempo fa e con anche al centro l'inizio della, della raccolta proprio perché volevo fare la farm di slime, sì come no, certo Solo che poi ho abbandonato il progetto, perché abbiamo fatto tantissime robe. E sì, sì, certo. Se vuole, dopo la accompagno lì avevo già fatto tutto quanto posto e tutto per fare quella farm che, tra l'altro, è, è una farm veramente molto semplice. Solo che ha bisogno di un bel po' di uh, pietra, diciamo, perché è grande: è grande, è grande, quindi Ma non è niente di che in realtà. Eh? Cioè, non è nulla di che se vuole la si salva la posizione e lì io se andavo anche tutte le notti proprio a farmare slime perché ce ne sono tantissimi poi proprio come mi spiegava forse lei dipende anche un po' dalla luna ma a prescindere dalla luna se si piena o vuota ne sponano sempre anche di quei lati non media grandezza ma ancora più grandi oggi sono un po' stanco ho fatto un giro in bici che bello quanti chilometri ha fatto quanti chilometri ha fatto in bici oggi allora io inizierei a vendere la lana perché la lana eh, so che ce n'ho poi andiamo a vedere il ferro voi avete giocato oggi per caso qualcuno è entrato in gioco oggi magari è stato formato un po' di di ferro eh. dopo mi può accompagnare eh, se vuole la accompagno subito che così poi eh, continuo a fare è che poi cioè, mi dispiace però la lascerò subito voglio dire perché ho, adesso ho 30 minuti di tempo qua quanto è? 39 eh, dove dovrò vendere qualcosa salve buongiorno buongiorno come va? come va come va come va come va come va allora praticamente lei viene qua cosa fa per arrivare alla farm di slime viene, venga con me mi segue, guardi allora lei si mette qua, guardi, si mette qua così, ecco qua guarda, tipo una roba del genere, ecco qua si mette pure accanto a me, accanto, 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 vabbè, mi metto io così e niente, lei adesso va verso nord, nord dritto, 3.000 metri, 3.000, 3000 metri, eh, chilometri e troverà la palude, no sto scherzando, sto scherzando. Guardi, ci vado io subito la faccio tippare e dopodiché, ma giusto che così le faccio vedere. Um, eccolo qua, che saltella, felice come un razzo. Quanti chilometri abbiamo fatto oggi in bici? Quanti chilometri abbiamo fatto oggi in bici? Allora, io ho questo Farm Slime. Infatti, mi ero già settato la posizione. Allora, stipi pure 70. Porco Giuda, madò. Si tipi pure da me, caro Traste, che poi andiamo. Alla, uh, dove ho fatto terraforming sostanzialmente allora 70 c'entra niente eh, tpa tpa 7 dicevo voi siete, avete giocato oggi per caso oppure allora noi dobbiamo andare qua a sinistra venga venga vedete là che ci sono ancora le torrette dove io controllavo eh, dove sponavano qua e là e poi alla fine eh, ho trovato questo posto qua che è proprio slime chunk, ma perfetto perfetto eh, che ho spianato vediamo se mi ricordo perché è un po' che non si? Sì? è un po' che non frequento questa zona qua viene giunto un temporale madonna io spero anche qua si sta da un dio si sta da dio proprio si sta proprio da dio trust è qua dietro? mi sta seguendo? dov'è trust? venga venga mi segua mi segua che tuono Madonna, mi segua trust. Non cincilla. Cincisca. Non cincilli. Niente, se mi si è bloccato il trust. Mi si è bloccato il trust. Oh. Ho preso quel po' cuore. Madonna, veramente. Caspita, avevo visto che si era un po' bloccato. Venga, 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 venga. venga. Spolano slime praticamente a rotta di collo. Non so se si dice anche da voi, però. Ora allora, abbiamo anche varie pecore di vario colore. Tuono forte? qua No. Qua temporali forti no. Sempre un po' piovuto, ma non più di tanto. Allora io dovremmo esserci. Eh, perché eh, in teoria dovremmo esserci. Tra cioè, l'altro, ho fatto un lavoraccio quella volta a spianare tutto. non è mai trovarlo adesso il posto cioè, Eccolo qua, eccolo qua. No. No. Uh... Aspetta, bisogna costeggiare la montagna. Aspetta un attimo, deve essere qua per forza. Eh. Sicuro che sveglia, come no? Come no? Venga, venga. Eh sì, se no non mi mettevo neanche a fare i lavori. Il problema è che non mi ricordo dove sta. Allora, la montagna è qua. Come fa a sapere? Perché mi sono messo io sulle varie torrette a controllare. Anche perché loro, gli, gli slime non è che ti sponano. Uh, non è che ti sponano se tu stai molto vicino, capito? Devi avere una certa distanza. Eh, me la sono studiato bene la roba. Il problema è che non. Il problema è che guardi, faccio un giro con le litre perché non. Cioè, dovrebbe essere qua la zona. È eh? strano perché io poi gli slime sopra spawn sotto il discorso della luna no no qua spawnano sempre cioè qua spawnano sì con la luna piena molto molto di più ma spawnano sempre no niente devo mettermi un attimo le litra perché sennò qua stiamo perdendo no non è solo sotto i 40 blocchi impossibile no mi sa che devo tornare indietro guarda che io trust qua non vedo più comunque fammi fare una roba Boh io vedevo proprio, cioè vedevo proprio dove loro sponavano capito? Ma che truffa? La truffa è che non trovo il posto Dio. io è la truffa Cazzo ho spianato tutto vuoi vedere cioè scusa Mi è proprio messo proprio parso qua una truffa per lei? Sì, perché... Vadi, vadi. allora adesso io devo però fare una roba. Perché qua siamo un poco fuori. Allora, fammi fare così. Ok. Ma ah, qua deve essere cacchio. Siamo in live e mi devo ricordare di modellare i termini, ci mancherebbe. Qua, eh. Ecco qua, ecco qua, guarda. ecco qua, allora. ecco qua, c'è Trust, si tipi pure qua da me. Qua è perfetto per fare una farm di... Anche perché se lei ha un po' esplorato sotto il magazzino, si è reso conto che... che... gli abbiamo già fatti vedere co i coniglietti. Si è reso conto che... Uh... Io sotto il magazzino ho scavato tantissimo. E ho scavato i vari chunk. I vari chunk. Ho scavato proprio con il discorso di, di, di vedere i chunk. Non so se ho trovato, però io ho. Scavato. Eh, sotto il magazzino c'è ho fatto tanti di quegli scavi. Poi invece mi sono informato bene. E la roba migliore è quella proprio di avere una palude come questa dove, eh, niente, dove sostanzialmente eh, si fa la farm, non ha bisogno proprio di quali... qua avevo già fatto il punto dove si, eh, si raccoglie praticamente sì 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 sì, ho scavato tanto, tanto ho scavato sotto il magazzino ma proprio ho fatto linee, colonne, che non mi ricordo, cioè, sinceramente ecco, quindi adesso io, i coniglietti li abbiamo già fatti vedere inizio live le rane cosa servono? Le rane servono per fare uh, degli advancement e servono anche eventualmente per fare le uh, frog light, che in teoria si creano nel momento in cui una rana uccide un magma cube. Quindi anche lì tutte quante farm da fare e robe varie. Sì, sì, sì. E basta fine io adesso devo andare a vendere un po' di roba e purtroppo la devo abbandonare spero spero non, non si dispiace comunque boh, veda lei che non so cosa ci fa con diamanti in mano e, molto bene veda lei insomma qua io qua eh, c'è cioè qua sicuramente ci sarà una farm di slime un giorno poi se lei ha in mente di trovare uno slime chunk blah, 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 è un vero peccato un vero peccato nel senso sì può farlo però ho visto, ho visto che i coniglietti sono un po' di più, non tanti, perché anch'io li avevo riprodotti, eh. Ho preso un bico per scavare, ma sì, ormai tutti quanti le prendono bico, e poi dicono, lo rimetto, <ride> sì sì, no, scarso ovviamente. Dai, fammi andare a vendere un po' di lana, eventualmente poi adesso la, 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 la raggiungo, eh? La raggiungo. Um, non so, si salvi la zona, se li interessa, altrimenti fa niente, fa niente, fa niente. Ehm. Um, Eccoci qua la lana, lana, dai, facciamo la lana. Perché Io mi sa che oro, carne, carne marcia, mi sa che non ho più niente. Andiamo a vedere, magari andiamo a vedere. Ah, forse sì, invece, forse ho qualcosa anche uh, nella farm di um, che è? Di gas. Di Ghast. Quindi facciamoci un giretto. Allora, uh, come si fa? Gasta, up. Eccoci qua. Qua dovrei avere forse qualcosa in teoria. Ah, qua devo andare giù. Proprio sì, sì, sì. Allora, io qua ho sia carne marcia. Vabbè, a parte le cose qua che si am... ah, no Beh, non c'è un cazzo. Proprio fine. Questo c'è uno, due e tre. Basta polvere da sparo. Purtroppo, nessuno la compra. Andiamo a vedere la farm di oro. Che è qua vicino, tra l'altro. Potremmo andarci anche a piedi. A piedi. Forse oggi ce l'ho anch'io alle 19. Anch'io, anch'io. Tra pochissimo. Oggi non ho mangiato zero. Ho mangiato pochino. Un paninetto ho mangiato oggi e basta. Però appena sono tornato lì poco fa... Mi sono fatto due belli tramezzini. C'è proprio roba... <ride> altro che salutare. Vediamo se abbiamo della... Ho sbagliato a lasciare, a lasciare a casa la Shulker Box. Comunque non so se non credo che ci sia tanto qua. Proprio perché. Ne ho venduta parecchia di carne mazza poco, poco fa. Quindi. Mi è andato tutto bene, sì. Dai, è andato tutto bene, sì. Le è piaciuto. Eh, sì, beh, oddio è piaciuto. Tutto vuoto qua. Oh no, invece. No, diremmo che direi il caro Trust che tutto sommato sembra essere un buon lavoro. Sembra essere un bel lavoro. Nessuno rompe le scatole. Eh, lei ha spazio per caso con sé? Vuole? Riesce ad aiutarmi a fare il pieno, qua? O perché io. Lei ha spazio nell'inventario? Guarda, come si è autotippato! Hai capito, trust? Poi mi chiede, ma come fa? Mi salvo qui, che, eh, no, che eh, non mi sono dimenticato. Ok, 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 allora ha spazio nell'inventario, vabbè, dai, faccio un paio di giri io, eh, dai, faccio perché qua ce n'è di roba da vendere in realtà. Allora vado a prendermi un paio di shulker e le riempiamo tutte, eh. Sì, ho spazio, eh, cosa? se vuole prendere un po' di carne marcia anche lei. Eh, la porta qua, adesso qua, vediamo qua eh, questa bellissima shulker. Facciamo così, 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 così la riempiamo. 19 no, questo no, magari sì sì, dai, un bel lavoretto, tante pennacchie madonna, quante pennacchie, trust beh, Dio boh, madonna e ancora non ho visto niente ancora non ho visto niente Mandetto, eh, eh sì davvero, davvero sto giro davvero, davvero, caro trust vero, vero serio, serio, serio allora, questo lo lascio qua, che tanto è pieno qua ne ho uno vuoto che ho appena preso quante Dio, bon, di tutti i colori, di tutte le... No, 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 nelle... I cli... sono clienti. Cioè, nelle aziende dove vado eh, ho visto le, le... i clienti, capito? No, no, ma che, ma che? Ehm... Furgone nuovo, tutti i sensori, sembra un'astronave. Altro che, altro che. Altro che cucina, vaffanculo la cucina. Vaffanculo la cucina. Sì dai, bello, bello, carino, carino. Vediamo, vediamo, non, è, non sembra neanche essere un lavoro, tra virgolette, duro. Aia, aia, ho preso... Aia, no, l'ho presa troppo, ma ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Eh, met, la metta pure nel magazzino dove c'è il... l'apposito spazio, grazie. Nella cesta della carne, esatto, sì che io adesso qua riempio anche questo facciamo così facciamo così ok eccoci qua buonasera Antonio benvenuto ben trovato come va? Ah no pensavo qua va ok si sì, si sì, vabbè ha già riempito tutto molto bene buonasera buonasera ed eccoci qua io questa la vendo tutta adesso tutta Solo questo, non posso portarlo con me. Poi oggi mi ha anche scritto una pennacchietta trust di bon. che peccato caspita. <ride> che peccato. Una vecchia fiamma. Lei fa tutto preciso con calma come sampei. Oh, grande sampei. Che grande sampei. Un vero peccato eh? oh, tutto a posto. Tutto a posto no, però vabbè. Robe neanche da credere. <ride> Robe neanche da credere. Sì, anche qua possiamo mettere. Qua è pieno molto bene. Oddio, mica tanto. Trust, cioè, un po' lo dovrebbe sapere che io in realtà è cioè, tutto il contrario. però sa come Ne parlavamo anche qualche tempo fa. Buonasera, buonasera, Antonio. Eh, quando deve arrivare, arriva nel senso, cioè, mica possiamo star qua. Ah, grazie, grazie mille. Purtroppo gli, gli alert non sono ancora attivi. Comunque, grazie, grazie. Apprezzo, apprezzo il. Un pensiero molto gentile, molto gentile. Allora, Antonio, io uh, devo chiederle, le chiederò l'ultima volta se gentilmente puoi riportare il beacon là, là in fondo dove c'è, dove ci sono le prigioni, le carceri e tutto quanto, perché è quello il posto, è quello il posto di quel beacon lì. Non glielo chiederò più, se vuole lo porta, altrimenti me lo verrò a prendere io in qualche modo. Non c'è nessun problema. Grazie infinite, molto gentile, Antonio, come sempre so che sarà molto collaborativo spero poi abbiate risolto le cose con l'ho già messo l'ho messo già tempo fa ma come ma come tempo fa che ieri non c'era comunque grazie mille molto gentile spero abbiate risolto con Samu Zappa e lo spero vivamente non so cosa sia successo però vabbè affari vostri spero non abbiate litigato ma che abbiate ris risolto Te lo giuro, dice, non si è risolto, dice Trust. Ah no, che peccato, un vero peccato. Io non mi voglio intromettere, sinceramente, ma... Anzi, ho già fatto dovere... Io ieri, come... Mentre Antonio era FK, che io facevo un sacco di domande e non mi rispondeva, io sono andato da... Gli ho detto a Samu, per piacere, ridammi quelle shulker che gliele porto. Um, però io le ho portate tutto, purtroppo dopo non so come sia andata a finire. C'è stato un malinteso, non lo so. Adesso andiamo a vedere, adesso andiamo a vedere. ho già perso qua un po' di minuti preziosi. Ieri ho perso tipo più di 2-3 mila... porco di... 2-3 mila smeraldi. colpa mia li ho bruciati eh, li ho bruciati per sbaglio, ovviamente. <ride> li ho pure bru bruciati per sbaglio mentre stavamo facendo la farm di... di porco Cristo, praticamente. Ecco qua aspetta Antonio ha anche le prove mi ha fatto vedere ma ha ritrovato l'ingotto bene bene ah l'ha già ritrovato ah beh ottimo se l'ha trovato dove l'ha trovato? cioè ne ha trovato un altro perché io poi ieri sera gli ho mandato un messaggio anche a è che non devo farle ste robe però gli ho mandato un messaggio a Samu gli ho detto guarda che guarda che Uh, manca in teoria mancherebbe uh, una, una template e una spada gli ho detto e lui mi fa no guarda che alla fine ma nah, che popusop non lo dobbiamo disturbare lo dobbiamo disturbare solo quando c'è cioè, c'è cioè, ci sono delle persone che vogliono entrare a giocare e, e quando perdo la roba io ovviamente non scherzo no no io ho mandato un messaggio a Samu gli ho detto guarda che Antonio mi dice che manca un template e una spada lui mi fa guarda che io template non ne ho e di spada ho solo la mia poi non so più niente, so, non so più nulla insomma ho ascoltato anche l'audio messaggio, messaggio di Antonio era troppo lungo poi c'erano un sacco di intermezzi che non capivo e quindi vabbè Grazie per il regalo, mi ha fatto un regalino. Ok. E quindi ecco io, cioè dissolvete, dai, siamo qua a fare mica a tenere le bambole. Ma che cazzo è sta roba, perché? Cioè, adesso tu vuoi dirmi che io ho già finito il giro? E allora servono di più? Tu ti sei sbloccato, sì. Ok. Dov'è che ha trovato sta, sto, sto schema, sta roba? Cioè, dov'è che li ha, ritro li ha ritrovati nascosti in giro allora? Eh, sì, ieri sera ve ne siete andati tutti e facevo. Eh beh, oh, io dovevo andare a letto, caspita. Adesso io, purtroppo, devo andare a letto presto. Capito? E io facevo. detective. In che senso detective? Scusa, Antonio ha scoperto tutto. Che cosa ha scoperto? Anch'io voglio sapere, anch'io, anch'io, anch'io voglio sapere. Madonna, abbiamo un detective qua. Addirittura. Da parte che Antonio cioè, lo sa perfettamente che quando sarà pronto il tribunale c'è anche lui una, un carico pendente, voglio dire, eh. non è che ce ne dimentichiamo. Io sto facendo il giardinale, taglio le liane vicino al magazzino. Ottimo. Le può tagliare anche a misura, eh, come ho fatto io, se se ne accorge. Come preferisce, poi ci mette il filo sotto. Infatti sotto dovrebbe trovare dei fili da qualche parte, in maniera tale che dopo non crescono più. Le teniamo a misura come ci piacciono e basta, fine. Se vuole tenerle ad una determinata misura, io ho fatto così, infatti dovrebbe trovare dei fili lì sotto. Sì, ho visto. Allora Antonio, ci spieghi, ci spieghi, ci spieghi, caro detective, che cosa ha scoperto, come, quando, perché, in che sei, in che termini. No, perché se fa il detective come faceva Sina... Guarda, ci ampere. Le ho mandato in registrazione ieri sera a te Fabio. Sì, ma io ho capito gran poco di quella roba lì, eh. Io ho capito gran poco di quel messaggio lì. Cioè, parlavi con me, poi parlavi con, boh, non so con chi, e poi io... Lei ho messo filo anche dove non serve. Io ho messo filo dappertutto. Perché... Ci piace fare filo. Mi piace far filo. E quindi mettiamo filo. Quindi mettiamo filo ovunque. Facciamo filo, facciamo filo. Dai però! Dai, che diocca! Ma si è proprio 4 di. Niente, abbiamo bisogno di altri mi sa 10 di questi. Per forza! Ah, questo è a posto. Insomma, Antonio ha fatto il detective. Vuol dire che è andato in giro a scavare, secondo me, sotto le case di tutti. Probabilmente. Sarà stato... Sarà andato a scavare anche sotto il castello. Sotto la mia dimora, Dio boia. No, non è la mia dimora, anzi. Insomma, voi avete passato una buona giornata, a parte il trasto che sicuramente sì, dato che si è fatto un sacco di chilometri in bici lei Antonio, come va, come va? si è rinfrescato a casa sua? sì, sì dai, può essere ancora così caldo Ci sta, Dio. Ci sta, Dio, si sta altro che quelle persone con quello parlavo, Samuca. Samuca, che era tra l'altro tempo, lui è tra Madonna, è difficile. Mamma mia, se è difficile leggervi, raga. Ah, stavo parlando con Samu. Ah, perché è entrato in gioco? No, ma dai. Che ne so io. Io alle 10 ho spento tutto, non mi ricordo a che ora, però. Forse abbiamo anche fatto una live ieri. Boh. Chi è che ha messo sta roba qua? No, adesso mi dite chi cazzo è stato a fare sta roba qua, gentilmente. No, perché io ero qua po pochi secondi fa. Adesso per favore mi dite chi ha messo un alambico. Va bene, importa, vada. Vale. Non frega niente. Tanto vi tornerà tutto indietro prima o poi. Quindi... <ride> uh, Va bene, andiamo anche di qua. Chi la fa, l'aspetti, eh? Io ora sono entrato. Sì, sì, dicono tutti così. No, scherzo. Un blocco di terra al posto dell'alambico qua da uno dei miei preti vabbè, non importa, non importa sarà stato un enderman che è andato lì si è preso l'alambico sì, e si è preso l'alambico l'enderman secondo lei dai per favore ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando togli la terra, forse te la no, perché se tolgo quel blocco di terra lì mi scappa il villager Evito, fa niente, fa niente. Io sono 2000 blocchi, può vedere. No, no, ma figuratevi, allora io sto qua che sto. sparando le mie stronzate, però. però è vero, perché, cioè, guarda, eh, stavo proprio commerciando con lui fino a due secondi fa. E vabbè. Secondo me. Tra poco c'è blackout. Dove? A casa sua, trust. C'è veramente così un brutto temporale? Provo io No, 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 lasci stare per cortesia. Eh, va bene così va bene così che non andiamo a far parte che va bene anche se scappa uno che <ride> cioè, come potete vedere sto vendendo carne marcia da quanto? 10 minuti? 20? Ho sentito qualcuno alle mie spalle camminare. Dane c'è fresco fuori. Eh, anche da me, caspita, si sta da dio. Uh se si sta bene. Però da domani in teoria... Ecco qua, vede Trust. Mica so stupido, cioè voglio dire. C'era nell'ambico lì fino a 3 secondi fa. Eh sì, eh sì. Comunque fa niente, dai. Mi sa che questi sono tutti bloccati, no? Non ancora, non ancora. Sono molto felici in realtà loro. Chiedo a PopoSoft. No, non gli rompo le scatole queste robe qua. Non più. Cioè, non ha senso proprio. Non ha senso proprio. Uh, pa 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 pa, pa 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 pa. Vabbè, dai, passiamo alla lana. Passiamo alla lana. Che così magari intanto si eh, risbloccano. Questi. La farm di lana io no, no, non so come finirla, Antonio. Quindi, se un giorno mi vuole fare da. Cortesia di piazzare le ultime. Ah, ma già fatto. Ah no, manca tutto il pezzo sotto, è vero? Vabbè, allora io so che c'è qualcuno che vuole la lana, lana, lana nera. La lana grigia. E si, sì, la lana nera ne vogliamo. Intanto facciamo così: qualcuno che vuole la lana grigia, e gli sniffer? Che ne so, io so, staranno in giro. Staranno in giro. E l'ana marrone è finita molto bene. Lo vuole sapere dove gli ho uh, scoperto? gli ho trovati? Il che cosa? Sì, sì, come no? Il template e la spada. Me lo dica che poi io vado a cena. Purtroppo vi devo abbandonare 10 minuti. È eh, così, raga. Eh, così. Sì, sì, certo che lo voglio sapere. Adesso dice a casa sua. No. <ride> proprio da lei li le ho trovati signor Meso no non è vero impossibile impossibile oppure vai se, se qualcuno me li ha messi a casa venite un attimo solo 13 ma io non ho preso l'ana marrone no che è finita e grey wall ecco qua ok Light Grey mi sa che non vuole nessuno. Tutta voi bianca? Molto bene, ma che arancione? No. Vabbè. Posso tipparmi mi tippo, poi vado a mangiare. Tanto faremo un altro ride. Eh, la lana mera... Qualcuno qua mi sa vuole lana. Nera. Forse sei tu. Sì, però. Ecco qua, no. Mi seguo, arrivo, arrivo. Dov'è? Dov'è Antonio? Non lo vedo aspetta che provo a dare l'ultima botta qua mi segua, arrivo arrivo diamo l'ultima bottarella non posso ora. vengo io vengo io nessun magazzino, arrivo 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 allora qua, eccomi qua eccomi qua eccomi qua eccomi qua voilà 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 bim bumba bim bumba e campane e suona figo domani eccoci qua vamos 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 noi faremo un altro live, ho già capito ferro non so quanto ferro in giro sinceramente non so ma lei antonio adesso non vive più qui e vero peccato vero peccato perché non cioè non, non, non farma ferro allora eccolo qua arrivo subito dai andiamo che poi vado a mangiare vamos vamos buonasera 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 signori io vivo con fabio ma chi l'ha detto ma dov'è che devo andare scusa? Si sì, vabbè dai è partito così, non so neanche dov'è. Cioè non ho neanche visto partire. Ah di là, di là, eccolo, eccolo. Eccolo, 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 eccolo. L'ho visto andare proprio forse verso la farm di... Di qua è andato di qua. Oh guarda qua, un giorno finiremo anche questo. Sicuramente... Certo che vivo con Fabio. Ma chi l'ha detto? e poi dove scusi che non... buonasera Samu, buonasera stavamo proprio facendo un po' di a parte che sto andando a mangiare però so... stavamo proprio facendo una specie di processo a lei solo che ho perso Antonio quindi non so più dove andare sinceramente era mi tipo io perché ha detto che qua oh, mancano robe come le ho scritto io, buonasera, buonasera anche a lei adesso mi tipo e poi vado a cena eh, scusate vediamo uh, uh, uh. il magazzino dietro c'è il tetto matrimoniale per fare no no se va là se va là. che è qua? ma questa è la casa di Samu ecco, ecco qua siamo a casa sua Samu guardi fatalità perché Antonio deve farmi vedere qualcosa io sinceramente mi dissocio però eh. ha detto che qua lui ha trovato qualcosa e non va bene io ho ridato tutto gli ho pure regalato un set in ferro incantato ecco to <ride> ecco to che cos'è che c'è cos qua? qua c'era la casa la casa, ok ah, una cassa, e cosa c'è là dentro? il template ho scavato in proprietà privata eh, non va, va bene così scavare in proprietà privata però, eh caro Antonio e quindi dentro c'è ritrovato quel famoso template ma come facciamo a uscire da qua? aia, aia, aia eh, e come la mettiamo? come la mettiamo? Comunque ok, dai, ho capito, abbiamo capito, grazie mille G, eh, G, G Antonio. Purtroppo devo andare a cena, devo andare a cena. Quindi eh, fammi andare magari a farmare un po' di. Ah, l'ha ritrovata lì. Aia aia. Perché io se, ricordo, se le ricordo, se si ricorda Samu, le ho mandato un messaggio ieri. Eh, dicendole appunto che eh, Non c'era una. Mancava una spada qualcosa, pure. K. K. K, K Ehi. Hey siamo sempre più bravi con queste litra comunque e però ecco se lui dice che ha ridato tutto voi sicuramente raga dovete mettervi d'accordo buona cena grazie mille 34 erano miei ma credo lui si riferisca ma scusi quella cassa avevo messo solo del ferro smeraldi e diamanti che mi ero farmato 34 erano miei siamo in pace o oh, mi fa piacere che avete fatto pace Peccato che mancava ancora, mancava sto template. Antonio dice che l'ha trovato lì. Boh. Vabbè, buona cena, arrivo subito. Ok, 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 ci siamo, eccoci qua, mamma mia cosa sto leggendo, cosa sto leggendo, che sto leggendo? Siamo in pace, il template non so nemmeno che cos'è, siamo già ciao. comunque sorry ancora bro, per questa volta niente, ci fa bene, ci fa bene, ti perdono. Però la prossima volta forse non ti perdono. Stai terrecù. È stata colpa mia, ma ora che mi fido di te e non ho dubbi se sei ostile o no, ora posso stare tranquillo. Solo che faccio fatica a fidarmi delle persone. Io sono tranquillo, ti puoi fidare di me. Alle volte ti faccio regali se ti comporti bene, alle volte invece ti frega le litra per andarsi a prendere una e litra, ma lasciamo stare. E vabbè eccoci qua, Fabio non è bello entrare in casa di tu, eh, lo so, lo so, buona cena, fate pace Fabio Ho fatto le potature molto bene, molto bene molto bene, molto bene eccoci qua, molto bene, qua mi sa che ho già perso tutto, io sì, cioè non ho più lo stato di, purtroppo vengo, vengo, vengo non ho più lo stato di eh... Hero of the Village ha visto le clip di Ari? No purtroppo no ho caricato quella live di ieri lunghissima, va in fretta e furia senza, senza neanche metterci una copertina. E quindi non ho visto. Ah, guarda come ha potato bene il signor Trust. Guardalo, ciao. Bello. Ha messo un po' di fili, un po' gli avevo messi io. Bravo Trust. Allora, si merita proprio... Otto razzi glieli regalo, visto che qua tutti vogliono fare i regali. Le regalerò otto razzi, caro Trust, e eh, niente vado a prendermi altri. Vado a farmi almeno un altro. Anzi, no, voi cosa state facendo? Vabbè, Antonio, neanche glielo chiediamo perché lui è là eh, nella sua base. Eh, non so se avete se avete voglia di fare una. Cioè se avete voglia di. Uh, se avete bisogno di una mano a fare qualcosa, bonus. Ah, sta facendo detective, giustamente. Uh, vabbè, allora io vado a farmi vado a prendermi un altro ride, yes baby, yes. Allora qua è stato aggiunto un letto. Non so per quale motivo, ma soprattutto c'è un cartello alquanto ambiguo nel senso qui ci fa le scoregine il signor Trust, no? Qui le scorregine le faccio solo io, solo io le faccio le scoreggine caro Trust sul mio letto. Eccoci qua, vabbè, no. Il senso era quello, eh ah, sì, cosa no? Certo che sì. Allora andiamo a dormire. Insomma, alla fine i due tipi che sono entrati ieri mattina. Eh, praticamente pop soft li ha subito sgammati che stavano citando. E niente, poi sono usciti, ne sono, sono proprio andati. Vabbè, peccato, un vero peccato. Dicevano che laggavano. Ma, ma, ma. Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Impossibile, impossibile laggare. No, beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Te lo giuro, l'ho messo già tempo fa. Ah, fate che andiamo a vedere sta roba qua prima di fare... Ma tempo fa no, perché vara, se non è ieri, era l'altro giorno e ancora non c'era. Due di mattina sono entrati due ragazzi nuovi, che però a quanto pare stavano un po' citando e quindi... Eh no, vedi Anto, Antonio, cioè dai, per cortesia. Non, non diciamo sciocchezze. Vedete che qua manca ancora il beacon? Ah! Ah! E questo qua chi è che me lo rimette? Chi è che rimette questo beacon? Pronto? Pronto chi parla? Qua manca un bico, raga, cioè... Gesù Cristo, sei Gesù Cristo. Manca un bico lì, dai... E, 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 so che l'ha preso Antonio. Rimettetelo per cortesia. Ok. Se ti ricordi mancava solo quello centro, l'ho rimesso. No, no. È sempre mancato quello laterale. Almeno da quello che ricordo io lì, cioè lì eh, lì uno manca cioè non... c'è poco da fare c'è poco da fare siete proprio degli screanzati caspita guarda quanti coniglietti sì, però bisogna capire un po' come funziona la farm perché è brava andoni brava andoni <ride> Perché sembra non funzionare in realtà. Uh uh. uh. Coniglietti, coniglietti. Dai, un capocchia subito che non ho voglia di... Eh non ho carote... Guarda quanti, eh, guarda quanti guarda. Non ho carote purtroppo con me. Cioè mi sono dimenticato. Da... Di portarle, è vero? Ogni volta che facciamo un raid eh, ha senso. Io non ce l'ho. Controlla, io adesso lo giuro, l'ho preso da solo. Quello sinistra. Vabbè, eh, mamma che tuoni. Wow, Non qua niente. Mi raccomando, stia. Cioè, spero che non sia. Spero che non sia. cioè fuori, tutti vicini a me. È si... cioè fuori a casa sua, magari. Ah, ho visto qualcosa? No, era solo uno standardo piantato a terra. Vabbè. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. La na 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 na. Di che è sta canzone qua? È trust, lo so. Qua il bico manca. Eh, manca sì. Manca sì. Ma è sempre mancato quello lì, cioè, negli ultimi periodi in realtà, eh.

Avviso il bangladino che lui forse è mezzo sordo. Lo avvisa di che cosa? Perché il trust, dovete sapere, che ha una storia, diciamo, un po'... Come si dice? Mh, di contrabbando, un po'... No, con Bangladino. bangladino. Eh. Oh. Diciamo, C'è una storia un po' segreta, segreta. Nessuno lo deve sapere, però... però intanto... E si sì che te sa, che te sa sì che te sa, che con il bangladino, eh? Hai capito il trust? altro che pennacchia! Pennacchio! Il pennacchio! <ride> Vabbè oh, niente di male, ci mancherebbe! Ci mancherebbe! Niente, il capocchio qua... Non vuole arrivare, cioe. Dai, dai, dai. Dai, caspita, dai. Comunque se vuole se volete possiamo andare tutti e tre e facciamo un'avventura da qualche parte, boh. Possiamo, che ne so... Possiamo far sponare il drago? Possiamo sponare il drago? Ancora? Però lo uccidete voi. No, non so, se volete visitare qualcosa voi... Che cacchio ne so. Lei cosa vorrebbe dove vorrebbe andare, Antonio? Perché ho visto che la città, diciamo, del Warden non le è piaciuta più di tanto, eh. Quando il gioco si fa duro <ride> c'è qualcuno che rimane, qualcuno che scappa. Chi è che mi sta? E Samu zappa alla fine poi è andato via, non ho più letto. Vabbè dai, l'importante è che abbiate fatto pace. Dato... dammi tempo di si sì, sono... Vabbè, guarda, io qua c'ho un sacco di robe da fare. Cioè, decidete dove volete andare, cosa volete fare, boh. Oppure, dite, io sinceramente voglio continuare a farmi gli affari miei, e io continuo a farmi gli affari miei. Ma era giusto per dare un po' di verve, no? A questa... a questo episodio, che ricordiamo, andrà in onda in teoria sulla piattaforma rossa entro questa sera, per forza di cose. Senza copertina, senza niente, qua io non ho più tempo. O meglio, forse tempo c'è. Perché devo voglio anche riposarmi. Quindi, vabbè, allora abbiamo il benome. Abbiamo anche tutte quante cose possiamo andare tranquillamente. Devo fare anche una buona sigaretta adesso. Eh? New farm ride. E let's go. Come on, let's go. Come on, diobon. Ecco, una roba di queste ieri mi ha bruciato, caspita, migliaia e migliaia di smeraldi, solo che eravamo pieni tutto attorno, dove stiamo costruendo la nuova farm di Wither. Ah, quella potrebbe essere una bella avventura. Terminare quella farm lì. Magari in tre. adesso mi, am mi ammazzano Mi ammazzano eh qua è tutto caldino ancora però eh? altro che a santrope la gente si chiede perché è il ballo il twist toccando le stelle nel cielo ma la stella ancora più bella non è quella qui vicino a me Alessandro Twist twist tutto il mondo yeah Anche le mucche della farm Porco Giuda dai Oh veramente non so cioè vada veramente Adesso vado a riportare Eh ma non ci sono neanche più le mucche Cioè proprio non ci sono più mucche Un problema perché scappate Scappate è impossibile Cioè che siano scappate che toccherà fare veramente detective. Ma che, ma de che? Ma, te. ma ti pare? Abbiamo anche un bel po' di carote da vendere, bravo! Anche le rape, eh sì, ne abbiamo di roba. Mi ero già dimenticato io. Siamo pieni, cioè. pieni come le uova. Ah sì. Questa è la vita, signori. Se questa è la vita che fanno a Bel Air per me, mm -hmm, puoi tanto male. Non è. Ho chiamato un taxi, un taxi giallo con mio fischio collaudato come Formula 1. Mi sentivo gasato. Mi vado a abbellire? Allora abbellisca. Una vita. Sì, stavo chiedendo se magari avete voglia di fare oh, qualche avventura, ma. Anche no. Ogni tanto bisogna rilassarsi, è vero. Cioè, non bisogna mica sempre. Caspita, fare, fare, fare. fare. Sì, fare sì. Ieri è stato un processo. Stato... Cioè, io stavo male, trasti di sera, eh, te lo giuro. Su quella farm di Wither Però una volta messi i bottoni, voglio dire, se proprio proprio vogliamo farla grossa, tappiamo tutta la, la lava sotto. <ride> Mettiamo anche del vetro, robe. È finita la storia. Però, vabbè, dai. Si farà, si farà, io oggi non ho proprio voglia. Dovevo farmare un po' di legno invece. Di quello là che abbiamo raccolto i funghetti, ecco questo sì. Perché l'Hard Lab, l'Hard del Nether, ci tengo a farla, ci tengo a finirla. Voglio fare uno scambio di. di ossidiana o quarzo con i piglin. Quindi. Ma ah, bravo, ho quei funghetti lì che potrei farmare. Così vi faccio vedere anche la nuova. nuova farm di legna che cioè se lo volete usare potete usare però bisogna un attimo capire come funziona perché altrimenti la, la spaccata. spaccate. Ed è successo anche a me che l'ho costruita e, e l'ho spaccata, l'ho spaccata perché mi sono dimenticato. vuole vedere la nuova camera letto, ma di che quale camera letto? Eh adesso non posso però trust, adesso proprio no, impossibile. Almeno devo finire sto sto raid. La camera da letto del castello. <ride> ma no, ma nel magazzino non c'è camera da letto, cioè... Sì, può farsi una camera da letto, ci sono le stanze superiori, se vuole. Ma lì ci dormo io, è inutile. Ma che dormo mi lì, che tocchi che Vedo capio o non vedo capio chi che dorme lì? Dormo mi, dormo mi. ma ah, che tristezza quando chiude il bar no, eh, no eh, purtroppo no, non, è, non funziona così tanto deve lasciare un diamante tutte le notti che dorme se vuole dormire su quel letto lì quindi tutte le notti che dorme lì deve lasciare un diamante se vuole dormire Oppure si fa una cameretta tutta sua, su di sopra ci sono varie. Ci sono un paio di, di spazi. Volendo, comunque adesso arrivo. eh. Anche perché, guarda, Dio. Boy. Vabbè, io ride l'ho vinto. Che non. Questi qua si incastrano sopra. Ma tutta questa neve. Eh, tutta questa neve, chi l'ha messa? Io no. L'ha messa il. Uh, gli snowman che, abbiamo, che ha fatto lei. più Che altro. Dai, scendete, che non ho tempo. Ah, yeah. Alla messa costa 2000 euro... Al messa costa 2000 euro, lova. Com'è la messa? Ma voi gli date i soldi ai clerici. Cioè io gli porto la carne marcia e voi, e voi gli portate i soldi. Ma stiamo scherzando. Al mese, al mese, sì, sì, sì. No, ma che... Al mese, considerando che sono 30 notti, sono 30 diamanti. Ma... Sembra più che easy. Sembra più che easy. Vabbè, andiamo a vedere questa cameretta. Ovviamente adesso la distruggiamo subito. Anzi, uh, vabbè. Per dormire, dico. Sì, sì, ho capito per dormire. Che distrugge? Eh, sembra la camera di mia nonna, questa qua. Trust. Poverina, tra l'altro. Che non c'è più quella camera lì perché adesso c'è lo studio mio cioè, dai prima c'erano le librerie colorate questa sembra la camera del Menona, Dio okay? che <ride> si ho capito ah <ride> oh, ma che scherzo no, il quadro mi piace molto, in realtà ha dato un bel tocco di, di colore, mi piace molto ma eh, io volevo invece coprire, fare un muro di lana colorata qua Mettere dei blocchi di lana colorata E a coprire questi, questi bauli Manca Padre Pio, sì, manca solo Padre Pio Cioè, qua abbiamo Gesù Cristo e, vabbè, comunque un giorno Forse lo farò, cioè volevo, volevo staccare Questa zona, capito? Cioè, cercare di staccarla Comunque bel lavoro, ottimo Il quadretto mi piace, peccato che Lei qui non ci dormirà mai È un vero peccato È un vero peccato eh, Purtroppo qui ci dormo io come la mettiamo? E niente, si è girato verso il letto. Si è preso il suo letto. Ah, è vero. Ok. È un vero peccato. No, scherzo, scherzo. Anzi, se si leva lo rimetto. Eccoci qua. Vabbè, non... comunque se vuole farsi una cameretta, guardi qua sopra, per esempio. È libero. È un po' strano perché ci sono gli slab. Infatti io di là avevo provato a mettere un letto, poi... Giustamente, fatto un bellissimo armadio, che non so cosa. Cioè, se, se abbiamo qualcosa, alziamo di un piano, cosa scusi? Che c'è ancora tutta la struttura da finire bello l'armadio, eh, cioè non vuole alzare di un piano qua. Oddio, va bene? Va bene, ma ascolti qua, ma i lavori del corso, co alziamo il magazzino. No, no, dai, cioè, non possiamo continuare a fare lavori dopo. Cioè, tutto quanto è lasciato lì qua, cioè, tutto abbandonato, guarda. A Parte il giardinetto Zen, ci ho portato tipo 30 pesci tropicali qua sotto. Guarda qua, che bellini, guarda che bellini. Ne ho portati tantissimi. E faccia come vuole, Trust, lei è l'impresario. Io un giorno, come sapete, me ne andrò. Mi stavano per scappare i pesci perché avevo bucato di là. Eh no, non è che le stavano per scappare. Già ho visto io che ne mancano parecchi. Però ho, ho, ho evitato di dirlo perché io mi ricordo benissimo quanti pesci ho portato. Ma quali, più che altro, ho portato. E quindi tanti sono scappati. Tanti sono scappati, trust, Cioè, c'è poco da fare. Come se ne andrà? Sì che ne andrò perché... ...mica posso vivere in magazzino tutta la vita... Mancano tutti quanti i uh, salmerini. Perché qua c'è il merello. Eh, Cos'è questo me. L'ho chiuso subito, guarda qua come l'ha chiuso il buco. Guarda come l'ha chiuso il buco. Ah oh, no, vabbè. Sì, mica posso vivere sempre in un magazzino, cioè io adesso, cioè, cosa devo fare? Devo accumulare tante ricchezze. Avere tutte le farm possibili, immaginabili, basta, fine, cioè... Ma sopra il magazzino le faccio un'abitazione, vabbè, ok d'accordo. Quando poi ci avrò tempo verrò ad abitarci. Allora abbiamo detto carne marcia carne marcia, beh facciamo intanto quella che c'è qua e dopo vendo carote chi è che mi lancia le palle? Ormai lei è fisso qui? Eh purtroppo per il momento sì Tabete tanto fisso che cioè, ho deciso di farci una farm di ferro là sopra vedete voi. Anzi sarebbe da farne un'altra. Quel buco c'era. Eh, quel buco c'era non è il mio. Adesso non parliamo così di buchi perché. Tanto io andrò... dove andrà lei? <ride> ho visto, sì, lei <ride> mi segue sempre. Intanto qua manca tutta la stradina, cioè mi ha fatto un macello, ha distrutto tutto qua a Traste, ha lasciato un macello. Ah, vabbè, non lo so, non so. Non so niente io. vabbè. Come fare senza il suo architetto ingegnere personale? Ne assumerò un altro. Ne assumiamo un altro. Anzi, se volete un pagamento per, per tutti i lavori, come non ce ne sono? Ce ne sono e come? O potrei fare self-save, cioè auto, potrei farlo da solo, praticamente, one man, one band, qualcosa del genere, one man, one band, aha, yes baby, tutti master qua, avete visto, che non so, cioè, si sì, servono, ma è eh, relativamente, vabbè, tra l'altro, questi scambiano anche lingotti d'oro. Buono, buono, cosmetalli. Molto bene, molto bene. Ma ce l'ho neanche fatto caso, sì, però. La mia. La maison non esiste più perché questo me. Ne sono andato. Più perché? No, non ho capito, Antonio. Può riformulare, per favore? Perché non capisco. Grazie, molto gentile. Ah, la mia zona non esiste più. Eh, è un vero peccato. Anzi, adesso voglio, vado a dar fuoco a quella croce là perché fa un po' cagare. Non, io non voglio croci sul mio. Mondo. Non voglio croci. E niente, non voglio. Stanotte mi sa che lascio il pc acceso e farmo oro tutta la notte, dio boh. Perché voglio fare la torre, torre d'oro, dio caro, di babele, Ma faccio la torre di babele d'oro. Attenzione abbiamo una siepe nuova. Craste qua che scrive. Cartello cantiere, lavori in corso, secondo piano, no. Comune di Mesopotamia, proprietario, fa, lui fa tutto da solo, cioè lui decide lui anche per me. Ui, vieni renti, se no, va via mezza. Ub via renti se no, va via mezzo. Chi è che sta suonando il corno? Non è trust. Non, è non era Trust che suonava il corno Antonio. Antonio è che ci fa gli scherzi da qualche parte. Sicuro. Allora, carne marcia, dai che finiamo. No, eh no, eh sono io allora. Cioè, sono stato io. In realtà ho fatto una pernacchietta, chiedo scusa. Ho cercato poi di uh, come dire? Far finta che qualcuno avesse suonato il. Uh, Antonio venga a vivere qui. Sei bravo. Tutti quanti qua adesso, dai. No, più che altro spero che avrà tutte Le sue farm, Antonio. Perché mica può andarsene via e poi venirsi a prendere la roba qua, eh. E per roba intendo ferro. Sì. Ma chi è? Perché sta bruciando qua i ciliegi? Chi è che ha dato fuoco qua i ciliegi? Antonio? Antonio. Bravo! Oh, finalmente! Finalmente avete dato fuoco a sta croce. Questi li tolgo perché li avevo messi io così per il meme. Ma mi fanno cagare, allora, mi lascio lì. Perché adesso non ho tempo occhio che non prenda fuoco il resto mi raccomando Fatti i bravi tu sei ancora bloccato un vero peccato abbiamo fatto anche la rima anche tu sei bloccato qualcuno mi sta lanciando frecce a tradimento se esce dal villaggio non può... esatto è vero, è vero. Beh, questo è sicuro questo è poco ma sicuro ma io so che Antonio avrà tutte le sue farm anche perché ha detto che ci inviterà a cena quindi già, Appena è tutto pronto Ma i letti? Che letti? Che letti? Fabio si è dimenticato di... No, li ho rimessi, li ha presi Antonio dai. Senza qua che stiamo qua a scherzare Li ho rimessi, li ha presi sicuramente Antonio Cioè, ho rimesso il letto io Quello che... Dai Tutto c'è il, bo il bod C'è il bod eh. Attenzione No, volevo dormire. Eh purtroppo, eh, dovevo andarsene a dormire da un'altra parte. Allora io alla farm di fili, è un po' che non ci vado. No, di fili. Senti, senti che qua che, che mi suona dietro le, le orecchie mi sta suonando. Perché? Perché lui sa che quando faccio le live ho, ho le impostazioni grafiche al minimo e quindi non ho attivate le particelle lui questo lo sa benissimo quindi mi può fare tutti gli scherzi che vuole eh lo so lo so lo so perché io non lo vedo capito io non lo vedo allora vediamo se abbiamo sbloccato questi altrimenti passo ad altro passiamo alle carote eh, no vabbè allora aspettiamo aspettiamo facciamo così qua è tutto vuoto qua è vuoto Ok, prendiamo un po' di carote, tanto un paio di contadini, ne abbiamo. Le carote, le abbiamo. Eh, facciamo, possiamo fare anche una sfida con, con l'arco. Dice ma che cagata, è, infatti. E poi un giorno farò tutti i tetti a tutte queste case qua, perché sono tutte senza tetto, cioè. Su via. Questa farma è OP, cioè c'è poco da fare. Questa farm è veramente OP Abbiamo pochi contadini Veramente pochi Però a parte che Case finte Sì sembra un po' così cioè. A parte che io posso vendere anche a loro cioè, Io posso vendere a lui Bec... Beccati questa Beccate sta, sta rapa Beccate sta repa Devo <togli> dire un. me? Tu invece, però la farm di lana, la... beh, ma certo che sì, ovvio che sì, ovvio. Anzi, se vuoi concluderla, io sarei molto felice. Mancano giusto due o tre robe. Io non ho voglia di stare lì a mettermi a capire. Sì, cioè, devo un attimo vedere dove mettere il dispenser. Sì. Ecco, invece sta qua a suonare il corno, metta a posto quella farm di lana, dai, che manca veramente poco. I colori li metto io manca solo il rosso il rosso e il verde mancano due colori cioè due due pecore praticamente mancano eh. rosso e verde non è tanto tra l'altro ho usato tanta di quella lana per per tappezzare il ward e ancora tanta ne dovevo usare mi hanno regalato anche il biscotto. Hanno regalato. Basta. Ma ah, ecco le zucche dov'è? Vabbè il grano non si so voglia sinceramente. Una farm di grano automatica non esiste. Secondo voi. Ma ah, le zucche sì però le compra questo qua. Uh 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 uh. Guarda, guarda quanti regali mi stanno facendo Grazie Chi è che vuole un biscotto? Chi è che vuole un biscottino? Ti do subito le zucche Bro Nessuno vuole un biscottino, peccato Tieni le zucche Anguria, anguria, non ne ho. Cioè, si, sì, ma non so voglia. Passiamo uh, a posto. Niente, andiamo a vedere se c'è del ferro. Allora, io. Questi qua vogliono la pelle, cosa vogliono? Eh, per questo io avevo messo la farm lì. Anche se Se c'è qualcosina, ce l'ho. Madonna, siete ciapo, Antonio. Se ti becco, guarda. Se ti becco, guarda. Mannaggia. No. Ho spaccato beccato l'armatura, pensavo fosse un uomo. Pensavo fosse Antonio, invece era un manichino. Allora, cosa ho detto che sto per andare a prendere? Guardi, allora, qua gli sniffer Trust, sono tutti qua. Tutti al loro posto. Invece quelli di là non lo so, sinceramente, o sono morti o non lo so, guarda, non, non ho idea. Antonio e manichino. Trust ancora fermo qua, cosa succede? <ride> Ma tra sta guardando le pennacchie secondo me sul web, sul web. Allora, mm, buon perfetto. Va bene, mancano qua tanti, raga, ancora. Comunque sto facendo bene. Allora, abbiamo detto adesso... Ferro, ferro, ferro. Ferro qua. Qua figurati se mi ha lasciato ferro. Cioè. Qualcuno se volesse fare un'altra farm di ferro, uguale a questa. 30 blocchi più avanti sarebbe veramente gentile. Eh, non c'è niente qua, cioè è ovvio che non c'è niente, però vabbè. Almeno abbiamo il doppio del ferro, cioè. Poi proviamo a vendere un po' di carta, dato che ce l'abbiamo in teoria. Ehm. Allora, tu vuoi ferro, lo so che tu vuoi ferro. E anche il carbone. Non mi parlate di carbone, sennò mi viene in mente la farm OP di carbone, cioè di Wither Skeleton, comunque compongono, cioè... producono molto carbone in realtà anche loro. Basta, voi poi c'è del ferro che qualcuno lo vuole... Nessuno va a minare diamanti. Io ci sono andato l'altro giorno. Ci sono andato, ho fatto un, un, ho fatto un giorno, pochissimo, e dopo. Um, ho fatto un giorno e dopo il giorno dopo ne ho, ne ho in pochi in, po, cioè, in un tipo mezz'ora ne ho fermati un bel po quasi uno stack di diamanti volevo le trivelle però purtroppo la farm di legno è qua adesso gliela faccio vedere basta che la sa usare perché sennò la spacca ecco qua a posto a posto tu cos'altro vuoi Che legno deve far male, Trust. Che legno deve far male. Mi hanno regalato anche due mele d'oro. Chissà un po'. Tu che tu vuoi. L'ana marrone, guarda, l'ho appena appoggiata qua, ne ho solo questa. Al momento. Che legno deve far male? Che regalo questa qua. Ma chi è che mi chiude le porte? Chi? Chi? Ok, molto bene. Il carbone. Io adesso prendo tutto il carbone che ho. A parte che ne ho. Io ti sento. Io ti sento. Io ti sento. Ho sentito. Aspetta, qua, a destra, a sinistra, buono. Capisco. Di qua è eh. boh ho fatto l'antica no trasta adesso vaffanculo dai prova a suonare adesso a parte che forse laghiamo No, allora c'è qualche skin. Oh 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 oh! oh, oh, oh. C'è qualche skin trasparente. Oh. Ops! Oh, oh, oh Che peccato. Che peccato. No, vabbè, l'ho beccato subito. Comunque, vabbè, fa niente. Allora. Video setting, distanza, qua cos'era Particelle. Facciamo così, <ride> ha preso paura. Eh? Allora, Trust, dimmi, dica che legno le serve, e le faccio vedere dove la farm. Che così si può già prendere tanto. Boom, 1000 e gli alberelli di betulla. Allora, viene qua, si prende gli alberelli di betulla, che quelli là non le c'è, ma ho risolto, va bene, a posto. Allora, perfetto. Io cosa devo prendere? Carbone e selce. Grazie, niente. Prendo ciuccio. Fammi vedere qua. Anche una avida sotto, Oddio cane. Porco dio! Adesso tiro via tutto. Adesso tiro via anche la nederrita. Mi avete inculato un sacco di nederrite, mi avete inculato. Non bestemmi, no, e chiedo scusa, chiedo scusa a YouTube, a tutti. Mi è scadata la pozione? Eh, ho visto, sì. Però prima che le scadesse ho visto le particelle, infatti io stavo rincorrendo le particelle. Io no cosa? Io ho usato le mia. Di che? Mi sono perso. Allora... Um, carbone, chi è che vuole il carbone? Di chi se lo ricorda? Allora, qualcuno qua vuole il search. Tu vuoi carbone? Già che così sei già un novizio. Scusa, cercati questo. Magari sblocca qualcosa di interessante. dovresti vedere che razza di camera che è Antonio. Porco Giuda. C'ha di tutto e di più su quella. Camera. Bella! Eh? Io ho sempre desiderato una camera così da bambino, invece mi dovevo accontentare di quello che c'era. Chi è che vuole la Selce qua? Selce qua in fondo forse. Ah, che coso c'è? Mamma mia! Abbiamo tutti i bastoncini da vendere, caspita, perché abbiamo anche il coso. Il coso, il coso, quello che cosa, gli archi. Siamo capiti. Siamo capiti. E dovrebbe comprare bastoncini. Quanto tempo ho? 18 minuti. Di questi ne vogliamo a bizzeffe. Di questi qua ne devo avere almeno 5. Perché questi in teoria compra bastoncini? Ah, non ancora però. Aia. Aia. Ma vi servono frecce? Potete venirle a comprare qua se vi servono. Eh ma io non voglio comprare, cioè io adesso devo recuperare, no, comprare. Mamma quanto fare un bagno. Sì, se le servono frecce, tra l'altro qua c'è il tipo che le vende, quindi. Ma questi mettiamoli a posto, magari, no? Quanti siete voi qua? Ah, eh, iniziate ad essere un buon numero. Questi li mettiamo qua. Questo vabbè. Uh, 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 ho sentito un razzo un rumore di razzo attenzione c'è qualcuno che ci sta forse spiando forse no uh, carbone selce basta dai uh. guardalo 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 io mi giro lui scappa Insomma, trasta, non lo sento più. Dov'è trasta? Dove è finito trasta? Chi lo sa, chi lo sa. Chi fa la spira non è figlio di Maria, dicevano. Non è figlio di Gesù e quando muore va lassù. Cioè va qua giù. No, lassù su o qua giù. Boh, vabbè. Um, basta, io credo che i pecorari, ai pastori non gli posso dar filo, però sai dove vado adesso. Vado qua che da tanto che non ci andiamo. Se per caso è rimasto... So già che ho già portato via tutto io. Però potrei farmare un po' di, di fili con looting. Uh, mi ricordo neanche più. Uh, boh. Ragni... Ok. No, cos'era? No. Ma che cosa state spaccando i vetri scusa? Mamma mia. Uh, ragni forse? Ma perché deve spaccare le robe? Guarda. Ah ok, io so cosa sta facendo Trust, sì sì. Magari poteva usare il tocco di velluto per il secondo piano. A proposito di template. Trust, posso fare una copia di quel template là che abbiamo fatto ieri, che lo aggiungo alla collezione? Che template hai in mano tu? io ce l'ho già quello lì, mi sa. Ma fammelo vedere un attimo. Dammelo un attimo. Ah sì, sì, ce l'ho questo. Allora, io ne ho qua qualcuno. Che va bene, sui soliti. E poi ne ho qua dentro. Che però ok ok anche questo ce l'ho vediamo se ce l'ho che allora, forse questo non ce l'ho allora qua ce l'ho qua no vediamo ah no neanche questo è per me oppure deve fare la copia ah perché a volte là il Sin dio caro ma ha fregato anche tutti i template diciamo se sempre in costruzione sempre in costruzione e questo ce l'ho, questi ce li ho, vediamo. Uh, vediamo. Sì, sì, ce l'ho anche lì, guarda. Sì, sì, ne ho già tre di questi. Vabbè, grazie mille. No, fammi andare dai ragni un attimo. Vediamo come funziona. Se funziona ancora Antonio, devo ancora vederla la roba qua. Una delle farm di esperienza che non mi ricordo. Ragni. Ecco qua ragni. Ops, mi sa che ho sbagliato... Madonna ho sbagliato. Eh ma non ho... non mi ricordo... Era questa era quella vecchia che avevo fatto. È che non mi ricordo come, come l'avevo chiamata. Io di ragni o solo questa? Farm ragni... Ah, farm ragni troviamo. E eh niente. Amico. ah no qua sì, va bene qua si sì, no, l'ho trovata mi sa c'è già trust però mi sa che io i fili li avevo già portati via tutti da qua eh si sì. eh si sì. vabbè vediamo quanto no non posso stare qua a perdere tempo dai eh, prendo questi mi sa che forse i pastori ne hanno ancora da dall'altra volta solo con looting non ce l'ho mai venuto Qua servirebbe una tema Per i ragni Dai, eh, vabbè tre stringhe Che cazzo me ne faccio i tre stringhe Niente dai Trust Dove va Trust scava Cioè dove va Trust scava Questa Antonio è una bellissima farm di ragni Che avevo fatto tempo fa ma Molto funzionale in realtà È che adesso abbiamo Cioè no ancora non avevamo Gli, ender, gli enderman e tutto quanto Però questa era ottima Soprattutto si farmavano un sacco di stringhe. Però vabbè, non ha senso adesso star qua così. Ok, volevo vendere solo delle stringhe. Qua se volete anche esplorare c'è cioè un po'. A parte che sono già passati con l'X-Ray, eh, qua sono già passati con l'X-Ray. Ma che cazzo è che mi colpisce? Oh, ah, mi vuole far vedere il template? Posso vedere? No, niente, si è arrabbiato. Vediamo se ce l'ho questo. Sì, madonna, questi sono i primi che ho trovato. Grazie mille. Andiamo a centinaia di questi qua. Anche questo qua ce l'ho, le dune, sì. Anche questo. No, ma guarda che a me me ne mancano veramente pochissimi. Tipo quello che ha traste, e poi i quattro di... Quello che mi ha fatto vedere e poi i quattro di... I quattro della... Rovine antiche. Che ancora non ho trovato. che ancora non ho trovato quindi ah. allora io qua figli non ne ho però forse li ho lasciati dal pescatore nel baule quanto tempo abbiamo? 11 minuti andiamo a dormire nella mia stanza ma no il letto marrone no no marrone no sembra veramente antico qua ma quell'antico è proprio vecchio no antico cioè... metta un viola metta un aranviola qualcosa allora andiamo via. Voglio neanche vederle io sta roba qua. Ora qua, sepi volanti. Sì, sembra una camera veramente datata, eh. E, e, cioè, tutto con tutto il rispetto. Scema. Sepi volanti, si, se, sepi volanti. Allora, io forse ho lasciato di... Ma tu cosa vendi? Cosa compri tu? Lana marrone. e colorante grigio anche. tu pescatore. Ok, hai dei fili qua? No, li ho già venuti tutti. Schema? No, non ho schemi, eh. Ma dove l'ha trovato lo schema? Lì. Lì. Che schema lì c'è? Che schema c'è lì? Niente, dovevo andare a farmare fili. Allora, però io so una cosa. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché io so una cosa. Scusate un secondo che mi non voglio far vedere questa cosa qua bianco, eh dopo me lo fa vedere in magazzino perché se l'ho trovato in quella caverna lì boh. scusate fammi far così non mi vedete voi giusto? perché c'è una farm di fili c'è una farm di fili a meno che, a meno che non l'abbia già distrutta le ho dato? No, no, gli no, ho ridato tutto. Gliel'ho lanciato. Gliel'ho lanciato, non ho niente, io posso vedere dal mio inventario. Allora qua io già ho già spaccato tutto ovviamente. Quello che potevo. Qua si è compiuto... Io ho un template nell'inventario, ma è quello... Eh sì, sarà quello lì. No, no, c'è da trust. Qua guarda, ci sono i miei libri di morte ancora. Tio caro, assurdo. Va bene, lasciamo perdere. Se vi salvano ceste... Allora qua abbiamo fili, secondo me. Però li devo trovare, quello è il problema. Aspetta un attimo, vediamo se ha distrutto tutto... Ah no, è ancora tutto qua, guarda. È ancora tutto qua, bello, fun bello che funziona. Avanti. Allora... fili ne abbiamo... Oh, attenzione. Allora, non c'è un cazzo. Però questo mi viene utile questa shulker è perfetta allora qua siamo pieni di fili in teoria Eccoli. oh 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 come godo mamma come godo mamma come godo funziona ciuccio funziona ciuccio sì qua è eh, qua eh. questa è una base un po' proibita chi si tipa viene, adesso viene bannato istantaneo dico che sia trust non mi interessa se tipo qua adesso viene bannato instant per server da Twitch bravo Antonio che ha già deciso di ho detto no io vado via voglio sapere ste lobe voglio fare casa mediterranea bene, bene con le arance mediterraneo da scoprire sotto il sole mediterraneo da vedere Vieni qui e lasciati andare così E eh, qua caro traster robe è... <ride> brutti affari questi Questi sono brutti affari trust Impossibile sapere dove mi trovo Impossibile Che ore sono? Oddio è tardi Tardi allora, ultimi minuti, quanti esattamente? 7 per vendere questi fili. Eh ah, sì, io come, come avevo anticipato, le live saranno molto brevi alla sera. Cioè alla sera faccio le live adesso. Uh, saranno molto brevi. Beh, con brevi intendo 2 due ore due ore al massimo, due ore e mezza. Quindi io alle 10 e mezza voglio essere a letto. Vedete voi. Non mi sveglio tardi al mattino. Come domani mattina, niente, certo che sì. Live! Ma sono iniziato a lavorare. Ma scusa, eh? Sono iniziato oggi a lavorare, volevo dire che sto già a casa. Vabbè, che conoscendomi. <ride> conoscendomi. No, scherzo. Anzi, anzi. Magari sia il lavoro mio quello lì. Di... Cioè, magari rimanessi lì, che ne so. prossimi 5 anni, basta, dopo va. 20, 10, toh, 20, 10 anni, 15 solo perché sapere? No, no, perché è un bel lavoro. Nessuno ti rompe le scatole. Sei per conto tuo? Oddio, in realtà si sì, ti rompono le scatole, ma non è cioè è top. Quel lavoro lì: top, 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 sì, sì, sì. Ma almeno 9 stack sono riuscito a farli. Gli smeraldi, che così mi faccio almeno un blocco. Non vorrebbe lavorare con Minecraft? No. E poi chi è Minecraft? Cioè, un'entità. Che è a lavorare con Minecraft? Cosa vuol dire? Vabbè, questa è piena di stringhe. Posso tranquillamente. Che dopo me le dimentico, capito? Cioè. Oddio, se mi pagassero per lavorare qualcosa, cioè su Minecraft. Oddio, ah, per giocare, per giocare. Sì, andamento lento è un medusa. Allora, qua Antonio ha bruciato tutto, però ha lasciato gli alberi volanti. Ha lasciato gli alberi volanti, è un vero peccato. E... No, l'Antonio se le do, oh, non so, la pago se vuole per finire la farm di pecore. Mancano due pecore, mi, mi, mi dice cosa le devo dare. Mi manca il rosso e il verde te vuole mia stare là in piantato tutto come fa trust, eh? cioè, non abbiamo mica un altro trust qua. Mi dica Antonio cosa vuole. Io eh, la pagherò per, per finire. Non so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè, mi viene da piangere, veramente. Quanti ne ho persi di, di smeraldi di risara, raga? Tanti. Tanti che voi non avete idea, cioè voi non, non, non potete credere quanti ne ho persi di smeraldi. Tanti, tipo quattro. No, no, diamanti no. Meno male. Sai se, sai se perché c'era, eh? Ce l'ho questa qua. Guarda, ce l'ho i diamanti, sempre con me. Io diamanti li porto sempre con me. Dici che stupido, sì. Però preferisco. Guarda se, guarda se davo via questa, guarda se davo via, guarda se brucia. No, ma non c'eravamo, non ero neanche in live. Perché li porta? Perché se no me li inculate. C'è cioè, <ride> poco da fare. Eh, ma avete Cioè, il Sinna più che altro è venuto a casa mia. Ma io lo, so ma io, lo io lo vedevo. Eh, perché io posso vedere quello che fate. In realtà, io vedo. Io vedo quello che fate voi. C'è la cesta apposta. C'è la cesta apposta. Guarda la cesta apposta. Guarda quanti. Neanche quei che. Neanche cinque non ce ne sono qua. Altro che cesta apposta. Ehm. Um... È già tanto che avete lasciato questo. Che quasi quasi, guarda. Guarda cosa faccio con quello lì. Vaffan lovo. Tiedio, caro. Vabbè, ma io Antonio gli do. Lo... Grazie, molto gentile. Oh no. Oh no. Perché mi fa un culo questo qua? No, perché vieni qua a, a flexare. Eh, cosa devo dire? No, dai, scherzo, ecco qua. Ecco qua. Questo è quello che ho preso. Allora, no, dicevo... Mm, li mettiamo qua, grazie, bravo Antonio, li metto qua. Allora, eh, contribuire bisogna, contribuire. Basta, fine, io ho finito. Ho finito tutto. Non, più, non so più cosa fare. Volevo far tanti smeraldi, ma purtroppo guardate qua, è pochissimo sta roba, cioè. Poco. Poco è poco. Sì, butta via razzi. Butta via razzi, che tanto la polvere da sparo, chi è che la, è che la farma? Io. E ultima roba. Come si fanno i fuochi d'artificio colorati? Voi lo sapete. Con carta, polvere da sparo e colorante? Qualcuno sa come fare i fuochi d'artificio? Perché sì... No, aspetta, cioè, li magari non li facciamo adesso, però do come dobbiamo fare una festa qua? Come dobbiamo fare una Queste sono tutte vuote, adesso stiamo esatto pian piano mettendo varie cose. Adesso... No, adesso, no, adesso. A parte che dovrebbe essere notte. Volete fare festa adesso, ma adesso quasi... Bisogna lavorare, trust, bisogna lavorare bisogna lavorare, con cacao, come con cacao? Cosa vuol dire con cacao? Cosa sta a fare, cosa sta facendo qua? Il coso, la, la, la fornace di mattoni, guarda che a me piace un sacco sto mattoncino qua, comunque vado a prendere un succo, perché sono sete della madonna. Arrivo subito, arrivo subito, arrivo subito. Ah sì, la vuelta mamita. Pensavo fosse più tardi, in realtà pensavo di aver cominciato la live alle 19. Ah, le piume servono per fare. Io sapevo... Che le piume ne abbiamo tantissime. Pensavo le piume servissero per fare le frecce. Arrivo subito, mi prendo del... Boh, da bere. Sai cosa ti dico? Sapete cosa vi dico? Mi sono messo la felpa. Brrr. Mi sono messo la felpa. E ho trovato anche la bellezza di... 35 euro, nella tasca della felpa. Sarò fortunato. Mamma mia, ho freddo. <ride> Nell'arco di due giorni da freddo a caldo, da freddo a caldo. Buono, no, è buono, sai cos'è buono? Il King Maxi che mi mangio adesso. Dove sono? Ah, oh, Le piume. Eh, C'è una. Ah, dove ci sono le frecce? Dove ci sono le frecce? Io cento. No, ma io li ho trovati perché probabilmente era il, quelco... era il resto di qualcosa di un 50 euro. Poi li ho messi lì e questa felpa qua non l'ho più usata, e neanche lavata perché magari l'ho usata una sera, capito? Senti? No, Non ho il microfono quello lì. E quindi li ho trovati a caso. Cioè non sapevo neanche di averli No Trust Se n'è andato Se n'è andato Trust ma ha lasciato qua So blocchi di diamanti Anche qua Di smeraldi Anche qua Guarda guarda Ma chi è che Lascia la roba così Il ferro così Ma boh. Ti faccio vedere qualcosa Volentieri aspetta che prendo sta roba per... mi sembra per buttare via il ferro no il resto poi anche buttarlo via to. le piume in teoria sono qua eh, dove ci sono le flecce eccole qua pieno di piume pieno di piume sembra sugli lingua mm. mm -hmm. Madonna, madonna. Che fa? No, vabbè. Ma deve essere notte. Deve essere notte. Dobbiamo farli di tutti i colori. E di farli di notte. Come Mi faccio vedere, Antonio? Dammi un minuto, love. Guarda come si affrontano. Madonna. È oh. eh, inutile che mi guardi a me. Io so qua che guardo voi, cioè. Più <ride> simpaticoni. Adesso ho capito, ha il doppio arco. No, non ha il doppio arco. Devo cenare, buona cena. Buona cena, caro. Io adesso bevo un succo, faccio una... Beh, ammazzo subito, Antonio. Anzi no, non lo... No, vabbè, è morto da solo. Morto da solo. Un vero peccato. Un vero peccato. Aia, aia, aia. Buona cena, Trust. Che cosa mangiamo stasera di buono? Che se mangiamo? Mm. Ah. Si sente che è la bicocca. Dove è andato Antonio? Antonio? Non ho fatto apposta, cioè... Fate pace anche Ma io non ho niente... No, non ci voglio credere. Ah no, ok, ce l'ho già, ce l'ho già. Pensavo Antonio avesse delle, dei corni che io non ho. Sono i corni di Fabio. No, no, li ho io. I miei. Vabbè che se me li ha presi non mi interessa perché... No, ce li ho dall'altra parte, la mia collezione di corni. Anche questi dischi qua, se li volete, a parte il frammento, potete prenderli. Beh, fammi fare su questa sigaretta, se no non ne esco più. Non ho capito che cosa mi voleva far vedere. Ma Antonio, c'è un magazzino qua e ci sono delle ceste piene di tutto il ben di Dio. Metta lì le robe. Sono i corni di Fabio, adesso ho capito. L'ho capita adesso, vaffan va. Eh, purtroppo no, purtroppo no. Trust. Eh, purtroppo proprio no. Almeno avrei qualcosa da, da raccontare. Vaffan sì, proprio c'è, cioè, l'ho riletta e dopo l'ho capita praticamente. No, li ho trovati, sì sì, non lo so, lo so. Questa allora, roba qua va messa a posto però, eh. Vabbè, che, che ve lo dico a fa? Tanto sono il primo che fa così, così, così. Abbiamo già fatto amicizia, io e Antonio siamo... No, amici, no? Cioè, vabbè, adesso non è brutto da dire, però... Io non ho amici. Momento, al momento non ho, non ho, non credo di avere amici. No, nel senso buono, eh quello è mio. Quello è mio, quello è mio. Quel tridente lì è mio. Sì, come no, sì, come no. Vediamo se è mio o no. Questo lo dico subito: se è mio. Uno, due. Ok, non è il mio. Non è il mio. Chi è stato quella volta là? Non so se era stato Antonio o Sinna. Che mi fa, ho trovato il tridente. E mi hanno pure ucciso col tridente. Poi, fa, poi vengo qua, per sbaglio guardo e mi avevano fregato il tridente. Sinna era stato, sì sì. Invece Antonio si è preso la, le, li, le litra eh, per andarsi a cercare un'altra elitra. Assurdo. Siete stati proprio dei... dei pezzi. Dei pezzi. <ride> Scusate. No, eh sì, amici, senso, sì. Io a me piacerebbe tanto avere degli amici, ma eh, non riesco. Forse adesso che trovo un lavoro, cioè che ho un lavoro magari tranquillo così, dal lunedì al venerdì riesco a rifarmi una vita, magari, chi lo sa? Essendo che non lavoro più la, la sera, non lavoro più il sabato, la domenica, magari riesco a recuperare, il problema è che ho, eh, sono, eh, ho sono tanti anni da recuperare. E gli anni passano, non è che cioè, rimangono fermi, capito? Però oggi il mio collega mi ha detto, Ma dai, dai dai che sei giovane te, mi fa quanti anni hai? Io caro gli ho detto giovane, 38 anni gli ho detto, vabbè mi fa sei giovane, grazie gli ho detto. E tu quanti ne hai? 50, <ride> no nel senso, bravi colleghi, devo dire molto simpatici. Io ho avuto modo di andare via con uno, poi gli altri li ho visti solo lì in ditta no? molto bravi, molto simpatici molto... poi sai com'è, i primi giorni è sempre tutto bello, no? però lì, essendo che ognuno poi si fa gli affari a ci suoi sì, sì, tutti molto simpatici cioè, quelli che ho visto io, poi sì, sì, dai no, ma che trust, ma che ci vogliono mesi mesi adesso domani sera a fine serata mi fermo e parlo col dirigente. Se tutto va bene, eh, mi dirà quando inizio con contratto. Capito, eh, che potrebbe essere già, cioè, da dopo domani, oppure, che ne so, da settimana dopo. Il tempo di fare le carte. Non lo so, poi ho quattro mesi che, che, cioè, che sicuro andrò via sempre con un altro. Questi quattro mesi qua, però, pian pianino, lui mi molla e, 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 e mi rende autonomo. No, ma che da domani, <ride> figurati. No, no. Ma certo, Antonio, sì, che certo che sì, certo che sì. Ma a me tutti stanno simpatici, tranne Sinna. Sì, che rumoracci che vi faccio. Eh, ci vuole tanto tempo, sì. Sì, non è un lavoro... Eh, il lavoro è... È, cioè, è, a me mi viene da dire che è facile, che è facile perché cioè, ho fatto a cioè, lavorare in cucina sembra una stupidaggine, però poi dipende che ruoli hai. Ma non è cioè, rispetto a quello che ho sempre fatto, è un lavoro facile. però ho bisogno di apprendimento, cioè sono robe che io non, non conosco. Capito? Però il furgone sta da solo, ma che, ma che? no, no, anzi ho sempre l'accompagnatore ho sempre l'accompagnatore io avevo i, i tridenti tutti incantati solo che poi quando Sinna me li ha rubati e me li sono fatti ridare eh, lo so che torna indietro lo so, lo so c'hai lealtà c'hai lealtà è quello che fa tornare indietro poi non so se lo sai caro, eh, caro Antonio ci sono due setup per i tridenti uno è d'attacco e uno è da viaggio. Adesso non mi ricordo però su uno devi mettere canalizzazione, esattamente se vuoi viaggiare, quando lo sa già, e sull'altro invece quello d'attacco deve metterci imparamento. Io è una roba che ancora non ho fatto, però lo faremo. Incanteremo anche i picconi. Sì, i picconi. I, i tridenti. Cosa sta mangiando Trust di buono? Io ho mangiato tortellini col burro e, e il parmigiano, e poi ho mangiato zucchine tipo fatte bosca, pece, chiamale come vuoi, e poi. No, vabbè, <ride> e poi. Eh, un pettino di pollo. Di chi è quella testa lì? Guarda come flexa, oh. Guarda come flexa le robe, Antonio. Eh, tre? Beh, io ne ho, preso, ne ho prese solo due. Due o tre anch'io. Ma di litre ne ho prese tante. Tante litre ne ho prese. Pasta del pranzo. Pasta condita come? Eh, però questa qua forse non la sa Antonio. Guarda. Guardi cosa le faccio vedere. Allora. Venga con me adesso salgo e non c'è più la mia testa. Guardi cosa le faccio vedere. Allora, vediamo se funziona. Questa non la sapeva, Antonio. Venga. Guardi. E voilà! Questa no non la sapeva. Ah, lo sapeva già, eh, sono io l'unico che non lo sa. <ride> che ridere. Vabbè, bello, carina. Anzi, lasciamola funzionare così. Vabbè dai, tanto qua stiamo cazzeggiando. Cazzeggiando. Cacci Ma come ho preso la testa? Sulla... Dove c'è l'elitra? Dove c'è l'elitra? E... Nella ship? Nella barca lì, il galeone? Sulla punta del galeone c'è la testa? Che brutto, però, che è così. Ah, tanto brutto. Eh. Lei ha mai provato paté di carne? Sì, certo. Mi fa cagare. Però ho provato quello fatto tipo artigianalmente, capito? Cioè, non artigianalmente, cioè, tipo quella. Uh, Sembra. cattoletta del gatto, neanche, neanche Geronimo. Geronimo. La francese, sì, sì, no, no non, non mi piace tantissimo. Grazie per le carote d'oro. Avevo giusto un po' di fame, guarda, vieni dove? Io sì. A lei piace? Ma dai, no, a me no. No, no, a me no. Dica. Sì, vabbè, adesso però dove vado? Guarda che bella luce che c'è. Ah, ecco perché c'è bella luce. Night Vision. Tippati secondo solo raga mancano dei pezzi qua dio can chi è che ha preso l'oro qua no perché ho visto da lontano eh. chi è che ha preso l'oro lì no dai però io faccio le robe vi divertite insieme con Antonio oddio mica tanto adesso mi tipo manca l'oro manca tutto siete proprio dei Sì, li ho presi io per il bico ma li rimetto ah ok e qua dove si... ah questa è casa sua anzi è il villaggio un posto segreto oddio ah lei praticamente si è costruita ma questa è cioè qui è dove lei vuole ma che è sto villaggio è un villaggio custom queste case qua bisogna stare attenti, però perché cadono, crollano. Ma queste case qua le ha costruite lei? O c'erano già? È il villaggio del Mending, no? Ma che. No, non mi pare. No, no. Io non riesco a capire se le case le ha costruite io. Cioè, le ho costruite. Le ha costruite lui. Ho costruito il suo castello. Bello sto posto. No, ma queste doppie case qua c'erano erano già, mi sa? O oh no? È, villa è un fake villaggio: Night Vision, Fire Resistance, Power 1 tutta roba bruttissima a parte l'alta 3 che potrebbe regalarmelo. Perforazione 4. Wow. Ok, le casse per terra come i camionisti. <ride> esatto, sì. Ah, Qua era praticamente, mi sa dove che è venuto, anche um, Samu, che pensava stesse progettando una, un super griffaggio per, per il... Sì, qua è dove mi sono tippato io, dove le ho riportato le shulker box, mi sa, che lei era lì fermo, io continuavo dica 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 dica, lei era lì sull'angolino, non c'era ancora... Ma cos'è sta roba? Come funziona l'oper qua? No, come no, sì. Sì, sì, era proprio qua. Come funziona sto oper qua? Ma uh, ah, scusa. Vabbè. C'è altro che dobbiamo vedere? Non capisco se sono case dei villager. Sistema automatico soprattutto. cioè anche i villager. Cioè. Eh, ma come, come funziona? Cioè, cosa mette? Tipo le, le bocce vuote. mette, vediamo se è così. Vabbè, ma scusa. Cioè. Ah, che figo! Ah, è figo, sì, perché tu puoi riempire tutto e dopo ce l'hai man mano che togli. Bello! Bello! Bella sta roba. Io vado a mangiare. Buona cena, buona cena. Io rimango qua e do fuoco a tutto. Posso? Posso, Antonio? No, vero peccato. Allora me ne vado via. Vorrei capire dove siamo qua, però... Non lo farò. Lei rimane a giocare dopo la live. Dipende a che ora finisco la live. Se finisco la live tra mezz'ora è probabile che rimango a giocare ancora... Mm, boh fino a non lo so, non so, tra non lo so, può essere, e se non rimango a giocare rimango sì a farmare, a farmare. Tanti blocchi dice, eh sì, tanti sì, vediamo quanti esattamente, eh però 6.000 su 6.000 blocchi. Beh, calcoli che io a piedi sono arrivato a 110.000 a, a piedi Antonio e tutta la distanza che ho fatto a piedi non l'ho mai fatta eh, neanche con l'elitra cioè si rende conto che io tutta la distanza che Beh, forse nell'end ma no è impossibile che ho fatto 100.000 blocchi nell'end a proposito di hand, io avrei bisogno di shulker però ste shulker qua sono un po cioè, sono comode ma anche no buona cena buona cena sono comode ma anche no perché guarda qua cosa ho trovato questa è figa, cazzo. Questa è figa. E dove le dicevo ieri, qua, qua c'è un sacco di roba che adesso mi sa che raccolgo anche, guardi. Cioè, proprio detto tra di noi. Raccogliamo con fortuna il carbone, perché il carbone per me è essenziale. Anche il ferro, vaffanlovo, dai, se non siamo qua, Casseggiamo un po'. Tanto il ferro lo vendiamo. E qua è pieno. Di carbone pure, quindi... Cioè qua questo, questo io stavo cercando la, um, la le rovine antiche. Sì, sì, sto prendendo con fortuna. Sì, sì, sì. E mi sono battute queste montagne assurde, cioè assurde. Vede Trust che alla fine anch'io scavo? scavo scavo a vista ma qua è pieno è bello c'è cioè qua è pieno di calcite roba se tutto va bene qua sotto c'è pure il anzi sicuramente c'è anche il Lens... come si chiama l'Ancien City ma io questo lo lascio perché è troppo carino gli smeraldi li lasciamo perché sono belli Qua, se io scavo, trovo ma lo so sicuro al 100%. Ma non scaverò. Volevo fare un paio di stacchettini, dato che... l'ho allora, vista mentre stavo settando la home per tornare a casa, ho visto carbone. Ho detto, ma che cos'è carbone? E poi ho fatto 2 più 2, ho detto, anzi, sì, vedi che è quel posto in cui... Si ricorda Trust, che dicevo, ho trovato una montagna, ma stavo guardando le pennacchie, stavo guardando. Dicevo ho trovato una montagna piena di ferro e carbone e che tra l'altro io potrei fare anche così, guarda. Faccio così. E riparo pure l'arco. Ricordo, ricordo. Allora non era chissà un gran quella per... Madonna oggi, mamma mia, cosa ho visto, mamma, cosa ho visto? Mamma cosa ho visto. Boh, mamma mia, da quanto tempo non vedevo una roba del genere? Più robe, più robe del genere. <ride> Incredibile, Ma non lo sto aggiustando nell'arco. Boh, vabbè. Ma lei rifornisce bar? Ma che bar? Ma che fornisce? Io sto in giro, tutte ad... No, no, eh, magari, ticca. Okay. No, perché i bar? No, no, sono tutte aziende, quindi uffici, eh, sia uffici che proprio, cioè, come posso chiamarli, non so neanche io. reparti. E vabbè, negli uffici ci sono molte pennacchie, però nei reparti alcuni no, perché cioè, sono proprio anche aziende di meccanica, quindi sì, ma no, dove fanno i cosi? Dove fanno i... Vestiti piuttosto che serigrafia. Piuttosto, Madonna, così. Quanta gnocca. Mamma quanta gnocca, Dio caro. Tanta gnocca, proprio. Eh sì. Chiedo un numero. Ma che telefono? Ma dai, tra l'altro. Nel 2023 è il numero di telefono? Nel 2023, e. È no dai non posso dirlo su Twitch non si può più carbone che farro? beh sono contento perché tanto alla fine a me il carbone salve e mica le chiede... no ma ci mancherebbe No, le chiedo se mi accompagnano al bagno perché ho perso la strada. Poi sai com'è. Sapete mica dove accompagnarmi al bagno, per piacere? Eh? Dio caro. Mi tocca insegnarve tutto? Tutto mi tocca insegnarve. Vabbè. Ma che le dice facciamolo? Dopo. Tu, dopo c'è tutto, tutto un discorso di. meccanica e chimica. Tanto per accompagnarti, ti accompagnano, non c'è nessun problema, eh. anzi, ci mancherebbe. E dopo. Beh, oggi su Facebook, raga, ho visto una roba allucinante. Allucinante. Non volevo crederci. Non so neanche io come faccio ad avere un amico del genere su Facebook, però forse è roba vecchia di Bo clienti vecchi, non lo so, sinceramente. Ho visto una roba trust che lei non ci può credere. E vediamo se riesco a raccontarla senza. Praticamente. C'è cioè questo, questo ragazzo qua. Allora non so se sapete delle truffe, cioè che. Non so su. Io, io Facebook adesso non lo uso più, però su Facebook, almeno a me, ogni 2x3. Arrivano queste richieste di amicizia, ma come su Instagram, di, di ragazze, no? che sono ragazze fasulle in realtà, oppure anche vere a volte, no? che ti seguono, poi ti scrivono e ti dicono: Dai, facciamo un po' di robe così in cam. E se tu ci caschi, loro, loro ovviamente poi registrano e ti ricattano, perché questo è il gioco. No? Ti ricattano, ti dicono: Boh, adesso buonasera, signorina Maria J. Kelly, ti dicono: Boh, adesso, eh, o oh, mi dai, boh, che cazzo ne so, io soldi. Eh, mi dai questo, mi dai quell'altro, oppure io tutto, tutto, tutti i video che mi hai mandato, tutte le foto che mi hai mandato, adesso le faccio vedere a tutti, alla tua famiglia, di qua, di là, su e giù. Ho oh, io oggi uno un mio, un mio contatto di Facebook, ma che c'è, a me me lo dice Trust, a me me lo dice, sì proprio, a me lo dice, cioè io adesso non voglio menarla, però ci cioè ho lavorato con Facebook, quindi so perfettamente come funziona, però... Oggi un mio contatto, non so neanche come mai non gli abbiano censurato il post, ha, ha fatto sta roba qua, ha fatto boh. Adesso. Prima che sia lei a farlo, lo faccio io. Questa è una ragazza che ho conosciuto, l'ho proprio detto chiaro e tondo. Eh. Questa è una ragazza che io ho conosciuto e che adesso mi sta ricattando. Quindi prima che, lo faccia, prima che lo faccia, lei lo faccio io, siccome non ho nessun problema. Insomma, questo qua ha postato lo screen praticamente de... E di questa ragazza che gli diceva guarda adesso tutto quel materiale lì se vuoi che se vuoi che non vada fuori eh, tu mi devi pagare se non mi ricordo e poi sotto sai cosa ha messo cioè, ha messo la foto sua se, di se stesso con eh, quelle robe la, la sua cosa in mano cioè la foto che aveva mandato alla tipa quel coso in mano lui la <ride> l'ha rimessa su facebook ha detto prima che lo faccia lei lo faccio io e quindi vabbè ma roba è neanche io mai ma visto una roba del genere te lo giuro mai hai visto buonasera come va come va mai ma visto una roba del genere e, e lui ha postato nel suo profilo una sua foto praticamente col membro in mano che è la foto che avevo mandato a sta ragazza qua perché così invece lei aveva ricattato e fa, battato a me non mi freghi Sì, ma dai ma te puoi ma te puoi fare una roba del genere ma te puoi fare una roba del genere. Boh. Vabbè. Sì, sì, proprio quello lì, Trust. Su Facebook. E, e, non gli hanno ancora censurato il post. È assurda sta roba. È assurda sta roba. Sì, sì, davanti allo specchio proprio. Incre eh, cioè, è incredibile. È incredibile. Non è un amico, però è un amico. Cioè, è un contatto che ho su Facebook, capito. Non so perché ce l'ho come contatto, era un lead, o era, boh, forse era nella mia lista lead, non lo so, sinceramente. Eppure, ah, io credi, no, a parte che dovrei anche togliere una persona del genere, ma io Facebook lo sto aprendo ultimamente, sai perché? Perché controllo delle robe sul marketplace, perché sto cercando varie robe, quindi controllo anche lì se magari c'è qualcosa, e, ecco però assurdo, cioè. Sì, sì, questa qua l'ha ricattato, lui proprio giustamente ha detto "A me, a me ricatti. e ha postato le ma vabbè, 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 non ci voglio credere neanche. Di uno che non era il suo, esatto. Cioè, roba assurda. Roba assurda. Come sta? Che poi c'è di che poi che c'è di male? Mica dato fa no ma non c'è niente di male però a parte che dovrebbe essere censurata dai su facebook e una roba del genere cioè censurano veramente a me mi hanno censurato dei quadri che avevo messo in vendita sono dei quadri religiosi dove ci sono dei bambini o oh, eh, oh, eh, nudi di, okay? cioè che sono angeli che cazzo ne so ma me li hanno censurati e questo qua no scusa e io avevo messo roba in vendita mica dovevo fare cioè capito Ah, no, non c'è niente di male, però è quanto sta... Cioè, ha fatto il colpaccio, eh, perché ha fatto un gran colpo. E... Boh, vabbè, fa niente. Non ha fatto niente di male. Ma non me sarei mai aspettata una roba del genere. Cioè, ma ti pare? Aspetta, ha fatto una mossa veramente pazzesca. Ma se io prendessi questo con fortuna, quanti me ne dà? 3. oddio sarebbe anche il caso di raccoglierli forse dato che da titolo tra l'altro staremo cercando di recuperare anche i nostri smeraldi persi sì, ieri no ma dico io al posto intendo proprio ricattare le persone per un sacco di soldi e questi per la vergogna di cosa di essere sfigati in cam con una presunta adulta allora si lasciano buttare sul lastrico quindi lei praticamente sta dal... non c'è cioè, sta dall'altra parte fuggiti esatto. Ah, se, ah, ok. No, è vero, eh, sì, sì, no, è vero. Eh, sì, vabbè, vabbè. Segati. Eh, proprio ricattare le persone. Eh sì, è vero, è vero. Le persone per un sacco di soldi e questi per vergogna di cosa? ti essersi segati in cam con una presunta adulta. No, no, era veramente una tipa questa qua. Allora si lasciano buttare sull'astrico. e eh, lui per non, per non, tra virgolette, fa, ha preferito lui come dire pubblicare foto che altrimenti pro, probabilmente avrebbe pubblicato lei. Perché per un uomo è brutto, se un altro lo vede che fa questo e no, comunque sto pieno io. Cioè, sono già pieno qua. Molto bene. Così a, a cacchio ci siamo portati a casa un po' di, un po di robetta. E adesso il carbone lo rivendo subito. Pensi che io non lo rivendo, sto carbone? No, non c'è niente di male, ma eh, boh, non so. Sai quante su Instagram, ma è chiaro? Cioè, ti dicono, dai, facciamo... Ma è ovvio, dai, cioè, è ovvio che poi ti fregano, ma ti pare? Anche perché uno tipo come me, che non ha famiglia, non ha niente... Eh, ci sta però uno non lo so vale, non so signorina, non lo so Anche Max Felicitas gioca a Minecraft, intendo il fratello di, di Luis Ma scusa, ma il fratello di Luis sale è Max Felicitas questo non la sapevo Cioè Luis Sal è il fratello di Max Felicitas a parte che non è che si assomigliano più di tanto Ma fatto una cosa naturale sì e se la vedono, uno dei suoi amici? Ma quali amici? Che le ho appena detto che io non ho amici. E poi perché dovrebbero, voglio dire. Con i capelli lunghi, sì. Torniamo a casa perché non ne voglio più sapere io di questa roba qua. È finita la live, un vero peccato. Allora, vendiamo. Il, vabbè, il ferro lo mettiamo via. Andiamo a, a fare un ride. Non su Twitch, anche su Twitch però... Nah. Guarda quanto carbone ho fatto su. Guarda quanto carbone ho fatto su. È assurda sta cosa. Ma che capelli lunghi. Anch'io ce li ho avuti i capelli lunghi da tanto. Eh sì, un mese serale sì, sto riprendendo tutti i messaggi. perché... No, serale, tardo pomeriggio. È cioè tardissimo tra l'altro. Tardissimo. Adesso chiudiamo. Eh, durante il giorno adesso c'ho un po' da fare. Ahimè, 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 abbiamo un po' da fare. L'Oxx le stavano benissimo. Brava, sì, sì. Eh, li ho avuti per tanti anni quelli lì. 10, oh, 11 mi sa, li ho fatti crescere un, più di 11 anni ma no ride per neanche ride intendo ride qua perché voglio vendere ancora un po' di roba per recuperare un po' di smeraldini quanti ne abbiamo fatti? pochi rispetto a quelli che ho perso ieri eh cioè cosa ho potuto fare qua dai cosa sono i locks i dreadlocks 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 è un'acconciatura tipica, del, è una tipica uh, di, boh, se dire, di un movimento religioso, ma oppure possiamo dire anche un'acconciatura tipica uh, che non proviene dalle nostre parti, insomma. Ma non è poco igienico. Queste so cioè, questi sono. Boh, per quel che mi riguarda, no. Secondo me, no. Anche perché con tutto il tempo che ci mettevo a lavarli, ma soprattutto ad asciugarli d'inverno, direi proprio di no... Direi proprio di no... C'è il mago in live, se c'è il mago in live vuol dire che qua stiamo facendo veramente tardi. Vabbè dai, fammi... Potremmo farlo al, al mago un ride. Però prima facciamo un raid uh, di questi qua. Perché lo voglio vendere tutto sto cardone. Salutatemelo mago. Allora, home. Ma io poi avevo detto che passavo a salutarlo. Non mi ricordo se ieri o l'altra sera. Mi sa che non sono neanche passato. Ma no, ma che avvisato, Trasto, ogni volta. Adesso sai cosa faccio? Raffa, brodo. Trasto. Perché non ce l'ho? Come posso fare così? Si fa così? Todio, boh. No, non ho niente. Volevo mutarla per, per 5 secondi e non, ho, non so più come si fa. Finisco su eh, Lutetto. Il lupiano. Ma non doveva alzare di un piano. Ragazzi, ho due blocchi, no? è un piano, questo qua. Allora, facciamo vedere alla signorina Mary J. Kelly i nostri bellissimi conigli. Aspetta, dove devo andare io? Devo andare a farm di ride. Farm di ride. Sì, farm di ride. Vaffan no, brodo. Dove farm ride dopo salmi non voglio più bene a nessun animale vara vale, veramente <ride> forse solo salmi no c'è con tutto il rispetto per salmi benvenuto grazie mille signora o signorina kaxal buonasera buonasera io sono fabio meso questa è la mesopotamia e benvenuta o oh benvenuto ho sbagliato proprio eh, tutta la destinazione allora home. Adesso voglio fare. Adesso vi faccio vedere i coniglietti. Se vuole adottare un coniglietto, buonasera, Biffi. Benvenuto o benvenuta. Ciao, posso giocare? Beh, sì, molto volentieri. Ora no. Ehi ip, ma che siamo qua? Ma che? Ma dove pensa di essere capitato qua? Ma che ip, ma che ip, ma che ip. Sì, comunque, sì, molto volentieri. Ora al momento no. Se vuole giocare, eh, semplicemente potrà unirsi al nostro canale Telegram. Dopodiché la eh, taggerò con il nostro amatissimo e soprattutto buonissimo Poposoft, che è il, um, il ragazzo che mi ha, come dire, concesso di avere un server tutto nostro, tutto mio. Credevo c'erano i comandi. C'è tutto qua. Non c'è niente qua, c'è tutto e non c'è niente. Sostanzialmente. Però, se vuole le mando il perché Ban, perché Ban? le mando il link, lei entri sul telegram dopodiché e... E dopo ci penso io a farla entrare non so se sarà verso stas stasera o domani, comunque sia piacere noi siamo qua copia appunti, no va vabbè telegram funziona no infatti lo sto facendo manuale lo sto facendo io manuale come va, come va, da dove digita? Ecco qua, lei si unisca qua, poi ci penserò io. Tra l'altro sì, è link, un link scaduto quel telegram lì, mi sa. È proprio un link scaduto. Posso giocare? Come no? Come no? Perché Watch Time, è anche scritto giusto, non so come mai non funziona Watch Time. Un anno e 22 giorni solo. Ben trust vergogna che vergogna oh. eh, andiamo avanti perché sto facendo un po' di casino ed è tardi allora home dove devo andare? Ride cioè non è beh sì è tardi per me ecco i coniglietti guarda que bei coniglietti qua che abbiamo sono un po' scomodi in realtà da 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 vedere però. Ha passato sette giorni? No, no, è giusto. Solo che lei è. Eh, cioè, ha passato molte più ore sì, lo so, a, a seguire questo canale. Però l'ha fatto con vari altri account. Quindi. <ride> un vero peccato. Molto di più sì. Però eh, dovrebbe fare la conta di tutti gli altri account che ha usato. Guarda i nostri bei coniglietti qua. Allora, questo è già il cioè, infatti lei non, non deve volere bene a nessuno, Calamarisa J. Kelly, perché qua già noi abbiamo preparato il posto per poi ucciderli sostanzialmente i conigli. Ma al momento li stiamo eh, allevando. Trasto è già dai conigli. Trast ovviamente ormai è diventato la mia ombra. ecco qua, guarda quanti bei coniglietti, signorina. Ma solo questi ci sono. Guarda come scappano, vengono tutti da me. Madonna, cosa che hai visto, Dio, che... Ah, perché non... ha tolto le carote. Guarda che bellini. Dai che vado a fare il ride e scappo. Dobbiamo dare un nome a tutti sti coniglietti qua. Non ora, perché non ho name tag, però... Io la seguo solo dal uh, mago, fine. Io la seguo solo dal mago. Cosa vuol dire? Sì, ci siamo conosciuti lì forse. O forse ci siamo conosciuti in un altro canale che non mi ricordo più come si chiama, sinceramente. Che dolcini, visto che roba? Certo che bistecche che viene fuori qua? Bruttissime. Allora, voi sapete che... Allora, intanto faccio la domanda perché se vi do la risposta. Voi sapete quante ossa ha un coniglio? Sapete quanti conigli ho disossato? Ma che uno, trust. Allora, partiamo dal presupposto che il coniglio è l'animale che ha più ossa eh, di tutti. Intanto, prima roba. Impossibile, non te lo dico io, te lo dico, no? Impossibile. Te lo dico io? Cioè, di tutti. Tra, tra tutti gli animali no, che si possono mangiare, qua in, in Italia, cioè, capito? Va, prova a disossare un coniglio, trust. Ma no, a disossarlo così. Cioè. Non mangiano gli animali. Ma cosa vuol dire? Io sto dicendo che, che è cioè, l'animale che ha più ossa più di ossa di un pollo più di o, più ossa di una... che ne so di un maiale più ossa di un. Uh, anche di un maiale, sì di una vacca più ossa di tutto non credo eh no, te lo dico io. dovrebbero essere 108 ossa o 123 adesso non mi ricordo 107, 108 non mi ricordo Vallo a disossare te un coniglio e poi mi fai sapere no no, te lo dico io comunque sono tantissimi cioè è difficile io non so se avete mai disossato, beh, so è strano però da dire. Però. Anche le quaglie, so, le quaglie sono piccolissime, sono veramente difficili all'inizio. Se uno non ha tanta pratica. Eppure il coniglio è ancora più difficile all'inizio, ovviamente. Poi quanto i pesci ne hanno. Ma che ti ho detto, pesci, è l'animale, un pesce non è un animale, ma i pesci poi dipende che pesci perché. Non hanno neanche le ossa certi pesci, cioè... Anzi, sono pochi i pesci che hanno le ossa in realtà. Se proprio vogliamo essere punti puntigliosi. Che ossa hanno i pesci? Noi umani non mangiamo carne, dice... Eh, purtroppo... Purtroppo io ne mangio anche tanta. Tanta no ma. La mangio volentieri. Qua abbiamo qualcuno? No. Perfetto. È stato un piacere. Ma chi è Silvio Malanga? Il figlio... il figlio mai avuto di Corrado Malanga? È il figlio inespresso di Corrado Malanga? Anche Greenbaud è in live a quest'ora, ma come mai? come mai Grimbaud è in live a quest'ora? Un saluto a Grimbaud Un saluto a tutte le gnocche che... che porta in live tutte le volte Soprattutto Comunque pensavo di far... Di far tanto più presto io a fare... a recuperare tutti quegli esmeraldi lì Invece... Invece... <tossi> Cercasi fabbricatori di miniature per il mio canale YouTube. Cercasi, anzi, devo fare un appello, un annuncio. Cercasi, perché non ho più te, non ho più voglia neanche più tempo. Di fare le copertine. Vai faccio copertina copertine con Canva. Quindi vedi, te. Non ci penso più agli animali da mangiare. Bravo. Anche a me, a parte che sono stato tipo 4 anni che non ho mangiato carne, però mi piacerebbe, sai, uh, tornare ad avere un regime, ma non dico neanche vegetariano, ma qualcosa del genere. È che, cioè, a me piace troppo, poi se non mangio carne non so che cacchio mangiare. Sì, vabbè, verdure, va. ma ha distrutto la farma, ma quale farma? Quale farma? Io, no, io le farm le costruisco, non le distruggo. Che farm trust? Era di boys, ma okay che boys? Ma che farm, ah sì, la vuelta mamita. Conosce Giovanni Voice? No, solo sentito nominare Forse è uno youtuber o, mi sto o è un presentatore No, mi sa che è uno youtuber che io non conosco, cioè non, non conosco però Non so chi sia Giovanni Fo Cioè è un meccanico, cosa fa? Corre con le auto, le moto, cosa fa? Comunque no, non lo conosco uh, Brutta strega quante straghe? Manca anche la palma di straghe, volendo. Ma che non ce ne facciamo nulla? Abbiamo Antonio che è super esperto di pozioni. Antonio è un po' che non parla. Ah, perché sta mangiando, ma... Venga. Dove? Eh sì, mì, sempre in brutti momenti. Adesso non posso proprio venire. Adesso zero. Non appena prendo il totem, magari anche sì, tanto poi venderò sto carbone e poi finisco la live. Che ricaricherò sul tubo. Saluto tutti gli amici che probabilmente magari vedranno questa live, mi raccomando. Mettete like, dislike, commenti, insulti, bestemmie. Ma soprattutto iscrivetevi al canale. Mannaggia a voi! Che cos'è che è bandabile? Cosa è bannabile? Venga eh, se è bannabile non vengo, porco Giuda Cioè, dai, trasta, scusa, eh. Ma perché chi è che si diverte a fare le robe... sconce sulla Mesopotamia? Tutti like e commenti Eh sì, bravo, Tonio Bravo Antonio conosce Antonio di Francesco che fa like, dislike. Eccolo qua, adesso posso anche venire. Che sembra strano. Arrivo, arrivo. A posto guardi. Ecco qua. Che succede, trust? Cosa succede qua? No, le mucche no. Io basta, io basta. Mucche, trust? No. Una c'è, una c'è. No, io no. Mucche, bastano Ma dov'è che la? Le... Ma, ma da dove la portate? queste mucche, scusa. Vai, spingi la mucca. È difficile. Sai quanto sono stato io tre ore qua? Ma va via tu, vattene via! È difficile qua! Bravo, perfetto, grande! Grande, eccoci qua. Abbiamo anche un po' di pelle che non ho più spazio. Non si che ce l'ho spazio, va, facciamo così. facciamo così non so forse eh, ci mettiamo una botola ci mettiamo una botola qua ok chi la ammazza no ma sai che forse magari sono dei, mo dei mob qualcuno e magari ci mettiamo una botola e ogni volta le mettiamo perché anch'io qua sotto vede io qua sotto avevo fatto così perché non avevo blocchi avevo fretta ah ma vedo che ha già chiuso Vedo che è già chiuso, allora non parlo più. Non lo so, se c'è impossibile, domani contatto poco so. Vabbè, se sei a sete di disturbarlo per questa cosa qua, può pure farlo. Eh, che è che ha messo tutti sti composter qua? Vabbè, fammi andare a vendere sto carbone, signori, dopodiché, ahimè, dobbiamo salutarci. Non lo distrugge meglio allora chi è che voleva carbone qua voi forse vengono i ragazzi e domani si distruggono tutte le basi Ma che ragazzi? Ma chi? Ah, no, non vi è nessuno. ha finito? San brodo. Tu ne vuoi un po'. Fanno cassino, un grande buco enorme. <ride> Fanno cassino. Continua a scappare dalla polizia la cosa, eh? Uh, come si chiama come si chiama il ragazzo di mi ricordo donali donali se domani torna e vede tutto bucato ed è esploso cosa farebbe uh, ricostruisco ricostruisco forse do la colpa a voi perché siete voi qua cioè. siete voi qua M mica io Quindi brucio il castello, brucio la base di Antonio, uh, brucio l'ab, la brucio proprio, la brucio tutta, completa. Brucio qua, questo, lo brucio. Fate tanti beacon per favore. Eh, per fare i beacon serve la farm di Wither Skeleton, purtroppo non abbiamo più beacon. È Un vero peccato. Quindi questo farei prima brucierei tutto di tutti e poi forse ricomincerei a costruire. Voi sapete che qua praticamente ogni qualvolta volta noi abbiamo avuto dei casini e abbiamo sempre ricostruito tutto più grande. Cioè, potete vedere anche il magazzino: che al momento è bu bucato, però, se andate a vedere le live, magari di sei mesi fa, vedrete che c'era un bel magazzino dall'altra parte, ma era un po' più piccolo. La capienza ammetti che niente niente, no, beh, ci sta più roba qua. Ma ogni volta che siamo stati attaccati, in realtà siamo sempre stati tornati. Siamo stati tornati, soprattutto siamo tornati sempre più forti. Quindi, signori, io purtroppo vi devo salutare perché è arrivato il momento, siamo perfettamente in orario. Ricarico questa bellissima live sul tubo, dopodiché, basta. Fine. Nel frattempo mi metto a farmare un po' di non so neanche io cosa, mi sa oro, sì. Vado a farmare un po' d'oro. Io sono solo un costruttore, molto bene. Sì, però se lei mi dice se domani trova un buco, eh, eh, vuol dire che. Cioè, ho capito? Boh, vabbè, cosa fa se trova un buco? Lo tappo, eh, come abbiamo sempre fatto. Tranne che negli ultimi tempi, insomma, voglio dire che gli ultimi tempi buchi mica ne abbiamo trovati, eh mica andranno trovati i buchi quindi signori io vi ringrazio a breve tra l'altro torneremo a streamare con la webcam quindi preparatevi a rivedere questa faccia da bip e niente vi ringrazio signori ci vediamo grazie per la compagnia buon proseguimento di giornata come facciamo le scale a chiocciola ma soprattutto signori e ricordatevi di splendere una bella chiocciolona che parte proprio lì anche, al, anche dal centro del magazzino potrebbe partire una bellissima scala a chiocciola. Ciao YouTube The Trust saluta tutti i nostri telespettatori YouTube. Ci vediamo presto, è stato un piacere, grazie di cuore. E ricordatevi di splendere. Ricordatevi di splendere, signori. Grazie mille.